Chiaro, ma no, dovrebbe. Ah sì, adesso siamo in diretta. Ciao! Cornuti voi ed hangout. Ciao! Chi è che c'ha YouTube aperto che mi sento da solo? No, stavo vedendo se sull'angolo andava. Sì. Io Bravo, bravo. vado sulla fiducia, eh. Non controllo, se no qua magari mi salta qualcosa ancora. Sono stato io a impostare. Vedi in che commenti arriverà. Più avanti. Di Allora, che si no, parla? loro cazzo perché tanto siamo zero spettatori per adesso. Cerco. Mi sento due volte. Aspetta che. Ma vai, hai finito di far partire il secondo Ma qua bastardo. mi si aprono le Mi finestre. si aprono. C'è già della gente adesso, eh. Vedo 97. Ditemi come cazzo fare a. Partire il Ah, vedo che secondo. qualcuno ce l'ha già, lo sta già twittando, Adesso siete voi che avete aperto altre finestre. Ero io che stavo cercando di andare a vedere tutti i commenti, Troll. però si è impallato tutto, ovviamente. C'è già della gente adesso, vedo Ora vedo il 97. Farenz Ditemi come cazzo ventriloquo. fare a. È immobile così e parla. Ah, vedo che qualcuno ce l'ha già, lo sta già twittando. Ok. Dai, piccoli, qualche 2-3 minuti di setting, giusto perché così. Io c'ho Farenz completamente immobile così. Ma non è che. È normale, è normale. Ah, è lui che. No, oddio, È un effettivamente. po' statico. Ah no, si è sdoppiato. Eccolo. Ah, doppio Farenz! Ok, adesso vi linko qui direttamente all'hangout, alla pagina dei commenti. Oh, mi sentite? Sì, e vediamo il tuo gemello così. Bell'uomo Vabbè. anche lui. Figa, comincia. Sette. È tornato, siamo tornati in linea. Cioè, figa, è una roba brutta oggi. Peraltro Stavo ho visto raccontando. una nuova opzione, quella lì delle regole all'utilizzo della larghezza di banda. Cosa potrebbe essere? Non lo so, non voglio saperlo, figa. Magari ce l'hai al minimo. No, ce l'ho sul più. Commento. Sì, oggi funziona. I commenti sembrano funzionare. Sentivo una sabatata, è tornato a fare? Sì. Sentivi. Sentilo. Sento che stavate. Mi sentite? Sì, siamo in diretta. Merda. Ho capito che cos'è. Che Cos'è cos'è? la merda di PlayStation che si accende da sola e non so che Cristo sta facendo, non Ah, riesco a spegnerla. vedi avere il Aspettate un plus? attimo, boh, cominciate.
Vedi a trollarti con le tue stesse console. Il plus è che fa accendere la play per aggiornarsi, io ce l'ho alle 4 di notte però. Esatto, tu che l'hai voluto assolutamente trollare e far scaricare in diretta Wipeout. Quindi no, sono... l'ho scaricato prima e mi sono già rotto il cazzo. Bravo, infatti andremo a trollare il perché Wipeout di oggi sono più brutti di quelli di ieri, ma in un secondo tempo. Guarda, io credo di non aver mai giocato tanti Wipeout, ma questo qui mi ha proprio rotto le balle subito perché è troppo rapido. Sono diventato scemo molto rapidamente, quindi... Oh, comunque, dovremmo essere in linea. I commenti stanno andando on rolling. Preferisco le quattro ruote. Il gatto ha già le sue ammiratrici. Ah, sì? In pole position. Non ho visto. Sentirà, sentite! Incredibile poter sentire le ciabattate del Farenz. Belle vigorose poi oggi, proprio perché... Questo astro che sulla connessione lo sta. Allora. Ok, sistemiamo un po' di cose. Ancora qualche minuto di setting, poi magari faremo qualche recupero a fondo puntata. Ciao Daisy. Ma niente, io volevo entrare nel hangout facendo qualcosa di figo con, così, però tutti i problemi tecnici. Secondo me puoi sfruttare questo momento di debacle di Farenz per fare tutte le trollate video prima che venga. Ne resterà soltanto uno. Diciamo, sentilo. Lo fa apposta. Avete più enfasi. Stasera hai una ciabattata che... Guarda, sono incazzato nero, non riesco neanche a spegnerla quella merda di console, Cristo. Stacca la corrente. Il cazzo, perché la spengo e si riaccende da sola e mi dice che c'è un aggiornamento automatico in corso, figa. PlayStation Plus è la sua magia, no? Ma che cazzo sta scaricando e cosa cazzo sta aggiornando quella merda lì? Cazzo ne so, la mia lo fa alle 4 di mattina, proprio per evitare che mi rompa i coglioni durante il giorno. Allora, per fugare i dubbi a tutti quelli che probabilmente guarderanno anche il video in differita, questa cosa non è preparata e l'incazzatura di Farenz è originale, quindi sì. Non è per creare hype. Infatti. Comunque qualche merda che stava scaricando mi poteva la banda lei, eh? No, ma tra l'altro senza che scarica chissà quanto, lei, la PS3 è campione nel riuscire prende a fregarti in banda per nulla. Prende tutto. Tutta scusate, la banda... ma il link di sto figa di Hangout, come dove lo becco che lo volevo mettere su Twitter? Così entrano tutti. Ah, ma no. La pagina dell'angolo. Va bene. Sì, adesso minchia, apro la pagina dell'angolo, mi crasha ancora tutto, figa del dio. Se vuoi lo faccio io, dopo tu... e tu lo ritwitti. Chiedo scusa. Ma è che adesso c'è qualcuno che si è dimesso, ma non è che questo posto vacante... Stacca la corrente Farenz, non è complicato.
Olè! Cioè, Cristo, avete mai visto una console che non si può spegnere? Ci siamo. Bene, puntate sulle console che si ribellano ai propri proprietari. Ho dovuto staccare qui la corrente e magari me la puttana la console. Voglio vederti col cavo qui mentre te lo mangi. Il LED giallo di Farenz in diretta, signorino. La console impiccata. Lasciamo stare. Me stanno laggando in maniera clamorosa gli commenti. I commenti da un'altra parte. Ma se li riapro e faccio aggiornamenti automatici mi riparte dall'inizio, non è cosa bella. Ok, forse comunque si sta avvicinando a quelli perché vedo che... Con la luce come vado? Sono ancora giallo? Sì, ma tu sei giallo, cioè sei proprio il cinese, poi sarei il cinese, non più il gatto. Vado a mangiare cinese stasera, giusto per restare in tema. Vabbè, dai, cominciamo ragazzi, io spero che la console non si riaccenda anche senza la corrente, figa. Mai dire mai. I cavi che si rilacceranno da soli. Allora, Fanez, ti senti in grado di poter cominciare tu o vuoi prima sbollire e far partire? Ecco, forse è meglio, esatto. Gatto, allora, ti abbiamo lasciato tra gli alieni di... non dell'ultimo Alien appena uscito, ma di quello precedente, Alien vs Predator, e invece sempre tra gli alieni ti riprendiamo perché avevi nelle tue offerte GameStop portato a casa un altro giochino plurialienofilo. Dici che cos'è. Sì, ce l'ho qui. Ce l'ha qui, ecco, deve correre ai ripari. Eccolo qua. Eccolo lì. Però vabbè, stiamo parlando di un gioco talmente tanto vecchio che ce l'ho in tre versioni diverse. Infatti sono anche per la prima Xbox. E la primissima edizione per PC. Ma quindi tu compri più che altro per fare donazioni indirette alla ID Software. sono azionista ID Software e ho intenzione di vedere cosa stanno facendo. Niente, è il classico Doom, cioè è sempre quel cazzo di Doom 3 che da quando è che era uscito la prima volta. L'anno? 2004. Più o meno direi di sì. Sì. Diciamo che sono 10 anni che è lo stesso Doom che è stato migliorato graficamente, però alla fine rimane sempre Doom 3. Ma quindi te lo sei rigiocato per la quantesima volta? Quantesima. Oddio, che domanda ficcante. Ma sarà almeno la decima volta. La cosa bella di questa BFG Edition è che c'ha già i DLC dentro e anche i primi due Doom. Mi sento portato. Secondo me è stata fatta per i nostalgici, anche per chi non conosceva il brand e vuole avvicinarci. Sì, sì, perché non mi dirai che tu hai giocato anche l'uno e il due. In che senso? Ho giocato una volta o giocato adesso? No, adesso dico. Sì, li ho rigiocati. Da capo a fondo. Sì, sono a metà, ecco il wow cats. Però, ma no, che costanza, ragazzi. Mamma mia, ma durano 2 ore l'uno, neanche. Cioè, due ore di giochi cercando ogni angolino. Sì, no, però io, cioè, giocati più volte a suo tempo anch'io, però non riesco più a rigiocare per l'ennesima volta quel gioco. Poi, dici qualche cos'altro di ficcante sul gioco, o che perlomeno quanto l'hai comprato tu, senza fare i 3x2? No, io non ho fatto il 3x2 con niente, ho comprato questo, Shadows of the Damned, grazie. Bravo. E devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso. Ho pagato 10 euro ed è un titolo che dopo 10 minuti mi ha dato tantissimo. Ho reso come un cretino. Poi ho comprato Alien vs Predator e The Sabouter. Il Sabaudo Sabouter. Il Gabibbo. E vabbè, però il costo di Doom qual è stato? 30, che tu quindi ritieni nel 2013 pienamente meritevoli. Secondo me sì, anche perché dentro ci sono non un gioco, ma 3, più tutti i DLC dell'ultimo, quindi... Domanda, all'interno del gioco, so che ci sono i codici per scaricare i primi due, no? No, non ci sono i codici, sono tutti nel disco.
Ah, sono tutti sul disco, ma ci sono dentro anche dei codici per l'online, per qualcosa del genere? Guarda, avevo controllato e non c'era un cazzo, riguardo qui in diretta, ma niente. Ok. Ma sega. No, perché l'avevo visto, usato quel gioco lì e... quasi. Ma non l'avevi giocato nemmeno te il 3, Fares? No, perché quando è uscito nel 2004, il PC che utilizzavo in quel periodo non supportava il... cioè non era abbastanza potente per Doom 3. Mm. E poi non l'ho mai recuperato sulle console, quindi mi è venuta utile questa BFG Edition, però non l'ho ancora acquistata. Forse dico qualcosa di scontato, Gatto, ma è possibile dire che la trama di Doom 3 fa cagare abbastanza quanto quella del film? E che magari non c'è bisogno di una trama in Doom? No, non fa cagare perché è la trama del classico Doom. Succede, ci sono sempre il solito inferno, tu sei l'unico sfigato che deve ammazzare tutto e tutti e boom, fine. Non è una trama del cazzo, è una trama datata, che non è, dal primo Doom non è mai cambiata. No, perché insomma è un gioco che io appunto i primi livelli ha iniziato a scendermi il latte alle ginocchia perché non ero supportato da questo fattore di coinvolgimento. Fortunatamente dopo mi ha preso per la questione del gameplay, cioè è tornato ad essere sparacchino all'ennesima potenza e quindi a acchiapparmi per questo. Però se fosse stato meno acchiappante dal punto di vista di gameplay, i 30 euro mi sarebbero scesi al carino. Doom 3 nasce appunto dai primi due Doom, che sono nati non per via di una trama, anzi la trama l'hanno messa quelli della ID Software proprio perché Carmack, se non sbaglio, ha insistito un attimo, però alla fine il gioco doveva essere un semplice FPS con i mostroni da ammazzare. Hanno mantenuto quello. Visto che qualcuno te lo chiedeva, magari non era allo scorso Hangout, ad esempio rispetto ad Aliens vs Predator, considerate tutti gli aspetti che quindi di Doom... potevi già averli giocati eccetera, quale dei due ti sentiresti non so, ti sentiresti mancante di un'esperienza maggiormente come dire da non mancare in questa generazione tra i due sicuramente Doom 3. Aliens perché c'è la S finale, versus Predator è un giochino sì, divertente da giocare, dura 5-6 ore però nulla di più. Non è un gioco che va giocato per forza. Gli togliamo 10 euro, quindi, così, proprio con l'accetta. Ma io ho comprato la limite da 20, sono contento, non è che non li toglierei. Ovviamente c'era questo dentro. Ecco. L'unico motivo per cui l'ho comprato. Facehugger. Sì. Ecco, quindi avete capito il perché ormai GameStop potrebbe tramutarsi prima possibile in un... Toy, come si chiamano adesso i Toy Boy. Gli store del Toy Center lì, come cazzo si chiamano? Quelli fatti Toy Center si chiamano. I Toy Center, quindi regalate nuove bamboline al gatto e lui vi pagherà 30-40 euro il videogioco, anche se no, cazzo. io sono sempre lì, te l'ho già detto, per l'attesa. Le limite vanno lasciate lì da GameStop finché il prezzo non cala. Sì, vabbè, ma è sempre che... Però devi avere anche il buco nel culo di trovare una limited edition che non viene acquistata. Ma no, ma basta andare spesso, no? Io ho un Batman, l'ultimo Arkham City, a 40 euro, sto aspettando che scenda sotto i 30. Ma perché sai che ce ne sono delle pile di invenduti? Non ce n'è uno, è lì, se non lo caga nessuno, e sto aspettando che cali per comprarlo io. Vai spesso. Questa qui, ecco, si vede questa mancanza di anima del completista che in questo momento qui sarebbe già preso e attanagliato dalla paura di poter perdere definitivamente quel... Ho capito, ma a 40 euro magari glielo lascio anche. Sotto i 30 magari sì. Ma se non lo troverai più, è questo appunto che... Ho capito, ma se io non voglio spendere più di un certo prezzo, non lo spendo, semplicemente se lo prenda qualcun altro. Però non avrei mai l'esperienza di Batman. Me ne frega un cazzo, io voglio la limited, mi interessa solo. No, ecco, arrivo a questo punto. Ok. Molto va bene. Dai, abbiamo riscaldato il Fahrenheit, ha smalvolato un po' di vapore
Fumare. Sì, sì, dai, anche perché poi Marco ha già citato un titolo di Suda 51, cioè Shadows of the Damned, che ha acquistato recentemente, e io parlerò del successivo titolo di Suda 51, anche se è stato in parte scritto da lui e in parte da un altro che sinceramente non mi ricordo, ovvero Lollipop Chainsaw, che se non sbaglio tu hai giocato, Francesco. Sì, giocato due livelli. Sì, nella maniera Viper Friziana. Sì, però quello rispetto agli altri Viper Friziani probabilmente sarà uno di quelli che si conclude lì, perché è uno di quelli che ha dimostrato nei miei confronti di aver dato forse tutto già allora. Bravo, bravo, fai bene, perché anzi ti incoraggio a non riprenderlo in mano. Sostanzialmente perché ho trovato il titolo piuttosto povero sotto due punti di vista. Il primo, quello della giocabilità e del gameplay in generale. Innanzitutto perché, facendo parte di un genere di gioco a cui ormai bene o male siamo abituati, quello degli action basati su mille nemici che ci vengono incontro e noi rispondiamo con altrettante combo, probabilmente Lollipop Chainsaw è il peggiore che ho giocato in questa generazione. Sì, sotto due sfere principali che mi hanno deluso. La prima, l'agilità della protagonista, che ho trovato piuttosto legnosa e che, se non ricordo male, tu stesso mesi e mesi e mesi fa in una vecchia puntata di Gamefathers avevi leggermente accennato a proprio a questo titolo, mostrando come prima descrizione proprio la legnosità della cheerleader. Io ho dato tanto cheerleader e avrà 18 anni, quindi legnosa dovrebbe essere l'ultimo dei suoi problemi. Se lei ha 18 anni lo hanno anche tutte le pornostar MILF che si spacciano come tali sui video. No, perché vabbè, dopo non è che abbia proprio tutta quella 18 tenosità anche nel fare e nella caratterizzazione, ma quello che volevo dire è che effettivamente da noob che sono degli action, perché mi riconosco come tale, non sono un espertone del genere, effettivamente comunque la legnosità è una delle cose di cui mi accorgo in fretta e supporto poco subito. In più, oltre la legnosità della cheerleader, la telecamera molto spesso mi ha dato molta noia, perché come capita nei giochi in cui la telecamera è piuttosto problematica, cosa succede? Vai a finire in una porzione del livello, dell'ambiente di gioco in cui ti trovi in quel momento, in cui praticamente ti risulta quasi impossibile girare di 360 gradi la telecamera, e quindi non capisci da dove stanno arrivando gli zombie, non capisci come indirizzare i tuoi colpi, e quindi non dico che tu muori per forza, perché comunque tra l'altro l'ho giocato in una alla difficoltà normale e le morti non sono poi così frequenti, anzi, tuttavia è una cosa che abituato ad altri tipi di videogiochi dagli standard decisamente più elevati, è una cosa che adesso non posso più accettare. Inoltre, non so se sempre legato al discorso della legnosità di Giulia o per chissà quale cazzo di motivo, mi capitava spesso di imbambolarmi sulle combo della protagonista, perché per esempio se esisteva invento combinazione XXXY, ok, se però le X da 3 diventano 4 con l'Y finale, molto spesso la combo non entra, perché si ferma alla terza X, alla seconda, insomma, ho trovato dei controlli non proprio, non dico facili, ma che spesso si incastravano chissà per quale motivo. Tolto questi direi notevoli difetti dal punto di vista del gameplay, la seconda motivazione per cui non ho apprezzato più di tanto Lollipop Chainsaw è stata la presenza di Suda 51, che se da una parte si sente la sua presenza, la sua componente
ironica e che quasi prende in giro il genere stesso degli action, comunque del genere di lollipop, secondo me non è presente tanto quanto in altri giochi, come per esempio il già citato Shadows of the Damned. Il rapporto tra lei e la testa del suo moroso è divertente, ma le quantità di battute sono numericamente minori e l'incisività delle stesse non è alta, come non è, cioè non ti fanno ridere tanto quanto il rapporto che c'era tra Garcia e il teschio Johnson. Oddio, non mi ricordo se si chiamava Garcia, mi saprei, sì. Diciamo che l'ho trovato più spento come umorismo. Tutto lì. Di sicuro però è un titolo che, se cercate un gioco che vi soddisfi dal punto di vista voyeuristico, questo fa per voi sicuramente. Ecco, una domanda in questo senso, avendo giocato questo che insomma ti ha lasciato un po' di amaro tra le dita, tu adesso quindi ti fa venire voglia di, ad esempio, scacciare via il chiodo con un altro action tipo, non so, Devil May Cry, che promette una qualità ben diversa, oppure dici no, i giochi brutti di un genere poi dopo mi fanno venire voglia di cambiare e tornarci solo in un secondo momento? Beh, guarda, sinceramente Lollipop non è che l'ho acquistato nella speranza di trovare un action migliore di Devil May Cry o Bayonetta o compagnia bella. Più che altro l'ho comprato proprio per l'aspetto ironico di Suda 51 e per le tette della protagonista. Sì, e quindi da quel punto di vista lì, ripeto, non ne sono stato proprio molto soddisfatto, però in parte diciamo che sì, è comunque un titolo divertente. Dal punto di vista invece del genere di gioco, difficilmente gioco diversi action uno di fila all'altro, come pure anche diversi giochi dello stesso genere. Quindi sì, probabilmente aspetterò un po' prima di acquistare Devil May Cry, quanto probabilmente il prossimo action che giocherò sarà a fine mese Rising Revengeance. Voilà. Va bene, allora io ho da dire in merito una cosa, e magari te lo chiedo, appena ho iniziato a giocare questo gioco, in realtà effettivamente più che un gioco di Suda mi è venuto in mente un altro gioco che io ribadisco da profano, sia di diciamo anche del fumetto, perché so che era di un fumetto, che degli action ho affrontato, lo trovai forse uno dei più trash di tutta questa generazione, ma in quel campo lì con i giapponesi si sa che si fa presto a scivolare nel trash, dal culto al trash, ed era One Chambara. Non so se tu l'hai giocato. No, ho visto solo qualche video di gameplay quando era uscito. Ed è qualcosa, beh, perché era esattamente trash, che era da palm face vera e propria. Un po' ci me l'ha ricordato per la legnosità, ma fortunatamente poi aveva una deriva che insomma non raggiungeva quegli standard qualitativi, perché era di una ripetitività estrema, poi un sistema di livello, un level design che lo possiamo mettere a metà tra come si chiama quel gioco che hai sputtanato l'anno scorso, che abbiamo sputtanato tutti l'anno scorso, Deadly Premonition. Deadly Premonition il primo Kenny il guerriero, che in quanto a gameplay ha un significato, ma in quanto a level design per me sono i due esempi più orridi forse cioè questi cubi, muri e cose di questo genere qui, questi spazi molto. E la cosa però bella, distintiva, questa cosa mi rimarrà sempre nella mente per questo gioco, era che tu avevi la come si chiama, la sciabola o la katana, ecco. La sciabola, ho parlato oggi con degli algerini, quindi avevi questa katana e andavi a affettare tutti i mostri, e il bello è che questa katana ti si raggrumava di sangue, no? Cioè proprio ti si diventava tutta rossa, e proprio sentivi quasi il peso del sangue sulla lama. E poi per il gioco nel gameplay prevedeva che se tu ne accumulavi troppo poi ti bloccava gli attacchi o una cosa di questo genere qui, e il bello del gioco era proprio che tu andavi a dare lo sgrollone di sangue in terra, proprio anche con l'effetto sonoro proprio indovinato. Quella era proprio la parte del gioco indovinata.
dai lo sgrullone per terra, ti prendeva bene e riuscivi poi a proseguire il gioco, perché altrimenti io proprio anche quello avrò fatto 4 livelli a dir tanto. E... Però anche lì io lo criticai molto, e chi è appassionato invece di quel tipo di character design, soprattutto del fumetto, probabilmente riusciva ad andare avanti con molti meno problemi. Ho una domanda. Sì, è usato lì da nel mio spacciatore di videogiochi Game Up da un po', a 9,90. Esatto, li merita oppure si attende? Allora, sì, no, quale? Wanchambara? Wanchambara. Allora parla lui. Non ho capito se parlavi di Lollipop. No, stavo guardando delle immagini e pareva interessante, no? Io lo prenderei a 9,90 solo per farci dei video lolloni, o appunto perché so che c'ha questo aspetto qui e voglio farmi delle ghigne, ma come gioco da prendere per essere finito io non ce la farei mai, proprio sicuramente avrei il peso allora sulla coscienza. 4,90. Sì, ecco, 4,90 mi sono butto bene. Scusate, interrompo un secondo perché ci è arrivato un consiglio da Drom che dice: accendete le luci che sembrate sul set di un porno a basso budget. Il problema è che se me la accendo... Allora è rimasto per andare a accendere. Aspetta, faccio l'illuminato. Grazie Andrea, ciao. E il problema è che divento troppo giallo, vedi, perché c'ho questa nuova lampada IKEA che non ha mezze misure. Va bene, dai, così è già meglio. Così ci siamo, sì. Oh, il bravo Drom. Il bravo Drom che avrà sofferto per questa tua disanima molto critica di Lollipop. Sì, a lui era piaciuto. Mm-hmm. Nel frattempo qua si è bagagliato. Non mi vede il naso. Non ti si vede il taglio di baffi, so che ci tieni, Galto. Esatto. Cos'è che c'è? Ok. Umertà dietro. Parlate di The Walking Dead, però tu Fares ancora non hai proseguito. Stingi. No, non l'ho più toccato, ma perché sto cercando di trovare quel po' di tempo libero per giocarlo tutto di fila. Figa, io sono bloccato ancora a metà del secondo episodio, ma perché non ho più avuto modo di concentrarmici più di tanto. Ho preferito giocare a qualcosa di più... Come? Esce l'FPS adesso di The Walking Dead. Sì, però vabbè, immagino stessero parlando di quello di Telltale. Sì, è molto... comunque, se... Vedi, sono questi generi di giochi che, diciamo comunque, una formula... Sembra strano, perché sembra molto da definire bro casual, ma alla fine è la formula tra le più alternative del momento, perché comunque le esperienze come Heavy Rain, come questo stesso The Walking Dead, sono quelle che fanno parlare più di tutti, cioè... E secondo me continueranno a far parlare finché appunto non si affermerà un po' di più come standard e non verrà maggiormente espanso ed esplorato. Speriamo, da un certo punto di vista, perché almeno con The Walking Dead o Heavy Rain, queste neanche avventure grafiche come pensiamo noi degli anni 90, come delle evoluzioni di queste specie di avventure grafiche, di esperienze profonde, diciamo, con poco gameplay, magari davvero prenderanno piede e se ne conteranno di più, spero. No, ma infatti, anche se devo dire la verità, forse erano partiti in questa generazione, la stessa casa, nome ovviamente, Telltale era partita secondo me con il piede sbagliato, perché ad esempio Sam & Max non avevano né il fascino delle vecchie avventure, e poi secondo me comunque si tratta di un umorismo che, riposto con gli stessi canoni, non ha la stessa valenza di allora, cioè non dico che sia sorpassato, ma non ha più lo charme di una volta. E quello è, e mi sembra anche se non l'ho giocato, Jurassic Park ha fatto parlare abbastanza male di sé come qualità. Io però... Sì, soprattutto dal punto di vista qualitativo, perché ho sentito che i dinosauri erano rappresentati in maniera più che convincente, ma per il resto ambientazione e personaggi no, e comunque il gioco in generale non era assolutamente... No, sto parlando solo di frasi, di opinioni riportate, quello che ho sentito dire, ma non avevo sentito parlare bene nemmeno di quei... non so quanti capitoli abbiano fatto di Monkey Island, sempre Telltale.
Sì, sì, sì. Sostanzialmente avevo sentito dire che le stesse cose che hai detto tu di Sam & Max. Ma infatti io, ad esempio, Sam & Max ho provato anche lì a riprendere un po', ho fatto il primo capitolo della serie e poi mi sono fermato perché non avevo più stimoli, sia come tipo di enigmi, che quando rimane troppo stucchevole per farti sentire quasi, non saprei come definirlo, il giovane che a volte si utilizza, no? Lo smart, che ogni tanto, no? Che tu sei quello sgamato che ha fatto tante avventure nella sua vita, quindi entri in quell'onda di umorismo e quindi sei quello che riesce ad andare avanti. Ma in realtà non si incontrano poi, infatti anche quanto ha venduto si è un po' scontrato con questo fattore qui. Va bene. Ma io sinceramente, di cosa volevo parlare? Io avrei un titolo un po' indie di cui parlare. No! Perché è poco conosciuto. Ed è stata una delle prime cose, a parte i giochi dedicati al scaricabile dal PSN, che ho preso per PS Vita, ed è un minis, tra l'altro, neanche un gioco PSN, ma un minis, quindi un titolo a forte rischio in quanto ad hype, perché nessuno se lo caga probabilmente. Classico, sì. Però la cosa che mi ha anche un po' stupito e che un po' ha rafforzato il fatto allora non sono l'unico stronzo che si rigioca, che hanno proposto proprio con l'uscita, poco dopo la prima uscita della PS Vita, il secondo capitolo. Si tratta di, vediamo se anche lo si mostra, no, per niente, Knight Fortix. Mai sentito. Vedi? Sì. Ecco, ma è un gioco, adesso per descriverlo in due parole, poi magari le due immagini renderanno anche meglio l'idea, è un gioco sostanzialmente come alcuni arcade da sala, dove al posto di avere, come hai qui, un campo medievale con un castello da conquistare, avevi una visuale di belle donnine nude, come farebbero piacere al nostro gatto, in cui avevi un cursore che le doveva svelare pian piano, tracciando delle linee sullo schermo e rientrando al bordo dello schermo prima che dei mostri interrompessero la linea o ti sgamassero nel tuo tragitto. Cosa? Girls Panic? Adesso non mi ricordo se il nome del coso era quello. Ma sì, quello che giocavi in sala giochi, che c'era il ragno, che c'erano le cose. Esatto. Mi sembra che sia Gas Panic. Sì, il gatto non so se annuiva perché lui conosceva le cose o perché c'erano le donnine, quindi... No, lo conosco e ci sono anche le donnine, quindi diciamo che è una combo. Questo è Fortix. Il gioco, aspetta che facciamo partire un livello nel frattempo. Il bello di questo, perché ovviamente a parte il gameplay, secondo me si associa ottimamente con un gameplay, vai con le ripetizioni, con una situazione portatile come quella di una Vita, di un iPhone. Il fatto però, io l'avevo trovato anche altri simili sull'iPhone, però non erano stati nessuno fatti bene e soddisfacenti come questi. In primis per i controlli, perché su iPhone non avevano trovato una soluzione altrettanto soddisfacente, cioè se andavi a fare i quattro tasti, che pochissimo, quasi nessuno lo faceva, coprivi lo schermo e quindi buona parte del bello del gioco si andava a fottere, e se invece lo facevi con strusciando le quattro direzioni per dare la direzione al personaggio stesso sullo schermo, faceva abbastanza schifo, cioè non era reattivo e lì sai che devi essere preciso, non dico al pixel ma quasi. Qui avendo invece o croce direzionale, perché già nella vecchia PSP andava benissimo, o l'analogico, si va da Dio, e già come controlli è una formula soddisfacente. Adesso non mi ricordo il prezzo, ma costa quella manciata di euro, 2, 3, 4 euro al massimo, quindi per quello che offre già come gameplay è soddisfacente. In più offre quel classico quella classica aggiunta in più che ogni tanto fa piacere, che può essere il avere obiettivi particolari o power-up particolari a seconda del livello in cui ti trovi, perché è strutturato a livelli, e quindi ogni volta affacciarti con una sfida diversa da poter affrontare. Adesso sicuramente non si vedrà un cazzo perché questo livello ancora sa da fare. Ma comunque come gameplay è simile a quello di cui parlavamo prima di... Sì, sì, dalla sala giochi. A tutto e per tutto è quello. Tu vedi che hai, adesso non so se si vede, ma hai un campo dove si muove Romarino. Sì, quel cazzo che si vede. Si vede? Ma sì, più o meno. Perché c'è anche il riflesso, vabbè. Con Romarino che fa la tua bella linea e poi dopo, prima che si inculi la...
sono già morto, sicuramente è impossibile giocarci così. Però praticamente tu devi conquistare ad esempio delle postazioni avanzate che sono dei cannoni che sparano contro i cannoni del castello, e quindi prima eliminare quelli prima di avanzare nel suo livello per farti strada e eliminare quelli che ti trollerebbero subito. C'è una struttura, se vogliamo, semplice, ma con quel classico approfondimento man mano che ti fa piacere e ti fa divorare via via un livello dietro l'altro. Quindi io lo consiglio, il primo su PSP, il secondo pure, non so, penso sia disponibile per entrambe, non so se sono giocabili anche i minis su PSN, non so se... Sì, da PlayStation 3 i minis si possono giocare. Quindi è logico che la loro formula preferibile è quella portatile, successo dovunque voi siate, però una partitina così al volo, quando come defaticamento tra un Lollipop Chainsaw e un altro, secondo me ci può stare. Bene. Riallacciandomi un attimo al discorso di prima, c'è Marco, un nostro fedele seguace che conosco di persona perché abita qua in provincia di Cremona, che ha scritto su Twitter che The Walking Dead fa parlare di sé solamente perché è stato eletto gioco dell'anno. Noto del sarcasmo. Beh, effettivamente è una... chiamiamola trollata, ma effettivamente è uno spunto di critica che può far parlare. Cioè, no, si parla di questi giochi, tra virgolette, indie, che a volte se ne parla sempre troppo poco, poi quando incredibilmente se ne parla di uno o due, tutti da parte della critica che subito si schiera, no, per fare la critica qualificata, oppure a quegli altri che fanno gli utenti skillati che per primi scovano i giochi e fanno il passaparola, quindi diventa un titolo cult, diciamo così. Vabbè, aspettiamo magari che tu lo giochi o giocarlo qualcuno di noi, così da poter dare, no, un responso più definitivo anche da parte nostra, altrimenti ecco, parliamo. Allora, per legarmi a questo tuo discorso, potrei consigliare un titolo che però adesso non è più gratis. Quando cos'è stato? Non mi ricordo se metà novembre o i primi di dicembre ho fatto mi sono iscritto al Plus. Come gioco c'era in regalo, in quella collection di giochi a macca, Cubics HD, che è la stessa cosa, sempre di quel... prende spunto proprio da quel gioco lì, da sala giochi, di cui abbiamo parlato, solamente che è tridimensionale. È un cubo in cui tu devi comporre delle sezioni, quindi sulle ovviamente sei facce del cubo, evitando di farti toccare la riga che stai tratteggiando, componendo col tuo cazzillo, e ovviamente passando da una faccia all'altra di questo cubo, no? L'ho trovato particolarmente valido, e anche se non fosse stato a macca, sarebbe stato un titolo interessante da acquistare. Probabilmente se non fosse entrato a far parte di quella collection lì, però non avrei mai sentito parlare. Sì, è un po' anche il problema tipico di questi media qui, infatti, che purtroppo mi sottopongono al monitoraggio continuo, perché altrimenti vivo con l'angoscia di perdermi questi capolavori. Quindi... Più che altro, credo che lo store faccia abbastanza cagare, quello del PSN, quindi trovare delle cose nuove o particolari è... Ma considera che è migliorato, perché una volta... Sì, me lo ricordo. No, però ultimamente devo dire che riesci a vedere, comunque riesci finalmente a dare l'ordine cronologico, anche di intere librerie. Quindi tu ti puoi fare prima tutti i giochi PS3, ordine cronologico, poi tutti i giochi solo PS Vita, ordine cronologico. Quindi comunque, se uno vuole stare attento e guardarci una volta ogni tanto, per me... Ho capito, ma tu lo guardi da PC, lo guardi? No, da PSN. Da console? Sì, sì. È chiaro, non è una scheggia, è chiaro, però ci sono questi, hanno aggiunto questi filtri, forse perché qualche piccolo migliaio di Viper Fritz glielo faceva notare, quindi... Solo? E dunque, tu Gatto, quindi hai detto, avevi inframmezzato anche il discorso su Doom con anche un altro gioco, mi pare, no? Avevi inserito di straforo il Saboteratore. Saboteratore, che sto giocando ancora, non l'ho ancora finito. E? Allora,
Era partito tanto bene quel gioco, con il personaggio parolaccioso e cazzone come speravo di trovare, però è andato a sfumare. Adesso dice meno parolacce, è meno stronzo, e la cosa mi dispiace, perché secondo me era la cosa, l'unico motivo per cui ho comprato il gioco, fondamentalmente. Infatti a me mi stupivo quando mi mettevi i commenti, perché era continuamente un citare, non mi ricordavo caratterizzato così il personaggio, non so se... È durato un'ora. Ah, ecco. Minchia. Poi è sparito per sempre e adesso va bene, vado lì, fai questo. Ok, va bene, ogni tanto dice cazzo. Va bene. Probabilmente hanno usato tutte le battutacce all'inizio, tutte le battute del cazzo che nessuno si era potuto mai inventare. Poi le hanno finite. Ho detto, va bene, adesso facciamo dire cazzo ogni tanto, merda. Speriamo per il finale che mi tiri fuori un monologo con il meglio di sé. Noto tra i commenti un certo Phantom Castle che mi chiede se è meglio la PS3 o 360. Ho già sentito un nome del genere. Ricordagli che il Wii U e Ouya vanno comprati assolutamente col pre-order. Ma più che altro ricordiamoci noi che lui sta lavorando. Ma io per ricordarlo potrei... Adesso aspetta, faccio una chiamata in diretta. Saluto Cloro, al Dr. Game. Farmi passare il Dr. Game... Il capo lo trova, cosa stai facendo? E tra l'altro aveva idee originalissime dicendoci che parlare di giochi con donnine era bello perché domani è San Valentino. Oh, giusto, è vero. Domani vi farò gli auguri. Grazie, aspetto proprio i tuoi. Lo sapevo. Però tornando a Saboteur, te Farenz l'avevi anche tu giocato, puoi corroborare l'impressione del... È andato in flop 10. Cazzo, io l'ho messo al primo posto nella flop 10 di qualche anno fa. No, a me proprio non è piaciuto per nulla. Già quegli escamotage del bianco e nero, già visti in 20.000 altri giochi precedenti. Non è un escamotage. È interessante il fatto che la zona occupata dai nazisti è in bianco e nero. Però cazzo, quando sei nel bianco e nero non capisci una sega. Cloro ci ha mandato a fare in culo. Sempre delicato, come sempre. Ma no, ma poi comunque... cioè, è quel classico... gioco action, diciamo, a missioni, no? tipo GTA, con un free roaming praticamente inutile, perché sì, la mappa di gioco non era piccola, se non ricordo male, no, però ho notato una cosa oggi. Di luoghi interessanti da vedere non è che ce ne fossero. No, però... Cioè, il gioco si basa esclusivamente su missioni più che ripetitive e baralotte. Cioè, sì, alla fine devi fare quello. Però, ad esempio, oggi ero in un punto A. Dovevo andare in un punto B lontanissimo, che era l'inizio di un'altra missione. Tranne per un free roaming. Sì, vado a quel punto B, il tizio mi fa un discorso, vai al punto C, iniziare un'altra missione. Che era ancora più lontano. Ecco, l'importante secondo me in questi giochi qui, e lo ha dimostrato lo stesso GTA 4 come equilibrio, è il fatto di poterti dare la possibilità di salvare a checkpoint. Cioè io GTA 4 la cosa più insopportabile nel portarlo a termine, perché vi ricordo che l'ho portato a termine, è stato quello di... incredibile. È stato quello di dover, quando ti saltava una missione, tranne una o due, ti faceva ricominciare tutto da capo, al massimo anche qui. Dal punto di partenza, anche qui. Questa è una cosa, nel gioco di oggi, secondo me è inaccettabile, soprattutto quando ci metti fasi come spostamenti in cui ci sono chiacchierate, che come fai a stare attento nella solita fase in cui devi solo mandare una macchina e non ci sono nulla di particolare di abilità da mettere in campo? Quindi in GTA 5 io spero che sia la cosa principale su cui abbiano lavorato. No, se ricominci il gioco dall'inizio in GTA 5, dai titoli iniziali. Ecco, perché qualcuno infatti ci sta chiedendo, diciamo, un po' non a caldo, ma neanche a freddo, quali sono le nostre impressioni su GTA 5, se è un gioco che ci interessa, cosa ne pensiamo di quello visto finora. Io ho considerato che guardavo purtroppo ieri sera che il progetto Cars, che era il mio titolo best 2013, come attesa, il simulatore per console PC che dovrebbe uscire, che era dato in uscita per marzo, poi già qualche mese fa slittato a novembre,
quindi grande paura in merito, ha fatto diventare a questo punto GTA 5 attualmente il titolo da me più atteso per fino a novembre almeno, per quando... di tutto quest'anno praticamente. Mi fa spruzzare davanti questo ormai. Penso che anche la stessa Rockstar, quando lo distribuirà in Italia, ci sarà Viper Fritz, mi fa spruzzare davanti. Saranno gli spot televisivi per i bambini. E sono sotto multiplayer 99 su 100, perché veramente vale più quello. Quindi, esatto. Quindi c'è un po' di tremore comunque nell'aspettativa, perché non vorrei si alzasse troppo. Perché anche ai tempi del passaggio di tra Vice City o Liberty City e San Andreas, con tante cose in meglio apportate, forse il gioco aveva perso in qualche cos'altro. Vorrei invece che tutto si mantenesse a livello di qualità GTA 4, soprattutto in quanto a caratterizzazione, che in assoluto è stata quella che mi è piaciuta di più di tutti i GTA, persino più di Vice City, soprattutto in quanto a personaggio principale più che non ambientazione, perché effettivamente ambientazione ha giocato a suo favore più che altro la grafica, ecco, che non l'ambientazione. Ti è piaciuto molto Nico, insomma. Nico, il... cioè, il naso. Più di ogni... Cioè, all'inizio, se con un personaggio puoi scherzare come fa Rockstar sui Nigga, come era in San Andreas, puoi scherzare con i mafiosi italiani in Vice City, però il fascino del mafioso proveniente dall'est... era fantastico, quell'aria trasandata, che poi proprio uno dei migliori, uno dei più indovinati, forse secondo solo a Max Payne per quanto riguarda per adesso la produzione di Rockstar. Ah, però io non ho giocato ancora, mettiamolo ben in chiaro, Red Dead, che ce l'ho lì in uno scaffale pronto sempre a scattare sull'attenti, e lo stesso è Noir, anche se lì forse mi aspetto meno dalla caratterizzazione dei singoli personaggi. È molto e fai male, perché è proprio il contrario. Ma non mi devi dire così, perché no. Tu una volta mi dici ma perché Lenoir ti farà cagare, poi adesso mi torni con l'hype. Ma no, è bello, secondo me ti farà cagare, però dal punto di vista della caratterizzazione dei singoli personaggi è di sicuro migliore rispetto a Red Dead. Ottimo, allora ottimo. Hype di nuovo spruzzata davanti. Aspetta. Sì, anche perché su Red Dead non è che ci fossero tutte queste gran caratterizzazioni speciali. Non so, cioè, comunque su Red Dead se ne, a parte insomma come gameplay se ne è parlato molto bene, sarà chi subiva il fascino. È un titolo che mi è piaciuto tantissimo, Red Dead, anche più di L.A. Noir, però e come anche a me. Allora io giustamente lo so, anche qui mi scrivono che è da giocare, si vede che è gente che non si è guardato l'ultimo video probabilmente, non ancora una volta non sono riuscito ad essere chiaro, va bene. Detto questo, Far Cry 3, io ci farei, anche se ne abbiamo parlato più volte, ci farei una ricapatina riposizionandolo da un punto di vista un po' diverso, nel senso tutti abbiamo detto quello che c'era da dire, probabilmente che è un bel gioco, che ha tantissime cose, che è completo sotto molti punti di vista. Forse a suo svantaggio è di nuovo il fatto che è uscito nell'ultima parte del 2012, quando ormai il grosso delle produzioni con novembre se l'era portato via. È uscito proprio poco prima di Natale, che forse l'ha fatto tardare un po' troppo per evitare, no, il Call of Duty. Ecco, questa cosa qui, se invece non avesse dovuto scontare questa piccola pecca commerciale, chiamiamola così, e fosse riuscito a giocarsela meglio in quanto a marketing, avrebbe avuto forse più chance di giocarsela un po' più platealmente come gioco dell'anno, da come vedo molti schierati, da come vedo molta gente commentarlo. Vuoi per la sua completezza? Cagare come marketing, ci hanno fatto un sacco di video con Vass e quell'altro. Sì, però se tu ci guardi c'erano... tutti i giochi del 2012, c'era tanta hype su Halo, c'era tanto hype su COD, c'era tanto hype su diversi giochi, ma su questo l'assassino, giochi Assassin. Sempre i classici Assassin's Creed, Halo, Call of Duty, ma sono giochi che fanno hype appena senti il nome. Probabilmente magari con una stronzata, però sapendo che al 99% l'assassino avrebbe venduto di più rispetto a Far Cry 3, hanno voluto stimolare maggiormente il marketing, la pubblicità più che altro,
ancora di più sull'assassino. Infatti, per esempio, se ti ricordi, a Lucca non abbiamo visto delle rappresentazioni su Far Cry 3, ma no, c'era la città addobbata per l'assassino. Tra l'altro, l'assassino mi ha fatto totalmente cagare, Far Cry 3 mi è piaciuto un casino. Ma quello è un altro discorso. Ok, ovvio. Aggiornatemi un attimo, perché in questi giorni ho avuto solamente rumors, e quindi vorrei qualcosa di un po' più concreto, se ce l'avete tra le mani. Assassin's Creed, questo nuovo capitolo, che ovviamente è andato per scontato per il 2013, vedrà allora un benedetto Assassin's Creed 4 già, o Ubisoft ricomincerà con il 3 bis, il 3 tris? Io, cioè, ti dico solo quello che ho sentito dire, e che ovviamente è rumor, dovrebbe essere un capitolo nuovo, quindi non uno spin-off del 3, perché ci sarà un altro protagonista. Mi avete spoilerato. Connor è già stato... No, io ho tra l'altro il nipote che è ultra affascinato, e soprattutto ha dei libri anche, perché addirittura fa leggere i libri di Assassin's Creed alle prof, quindi è abbastanza perso, per persino quasi più dei libri che non del gioco oramai. Cioè, se non giocava il 3 perché voleva prima leggersi i libri rimanenti che ancora dovevano uscire, quindi penso, sì, messo male. Però effettivamente... Ma allora, Gatto, tu un po' l'hai detto... cosa può esserci che non ha convinto del tutto in questo Assassin's? Magari l'ambientazione o una storia. Guarda, che non ha ripreso. Io parlo personalmente, perché alla fine quando non ti piace un gioco è una cosa molto oggettiva, poi che ci siano delle cose che facciano cagare un po' tutti è un altro punto di vista. A me ha fatto cagare il personaggio, la trama non mi ha coinvolto come gli altri capitoli, e l'ambientazione era cazzona, però anche i menu erano cazzoni, perché le mappe non erano particolari o immediate, diciamo, come nei capitoli precedenti con Ezio. Era molto più meccanica la mappa in questo Assassin's Creed 3. Molti hanno parlato bene di questa caccia, sono curioso di provarlo, cioè sarei curioso di provarlo proprio per questo motivo qui, perché anche su Far Cry quest'anno è stato l'anno dei giochi in cui la caccia ha preso bene, diciamo così. Sì, ha aperto le danze Red Dead e da lì ci si sono Assassin's Creed, a cosa serve cacciare fondamentalmente? Serve a far su soldi, a commerciare nei negozi e quelle stronzate lì. Ok, io non ho ammazzato un animale, non ho guadagnato una lira e ho finito il gioco tranquillamente. Io invece ho fatto delle stragi di cervelotechi, però dopo non ho mai capito come funzionavano i commerci, quindi appunto, allora... anch'io, ma non me ne fregava neanche un cazzo alla fine. Io ammazzavo i coniglietti con le lame celate e basta. Va bene, quindi sicuramente la LAV o altre associazioni avranno goduto della nuova moda, del nuovo taglio che hanno preso. Sì. Il videogame, infatti, probabilmente una delle saghe che potrebbe maggiormente giovare potrebbe essere Cabela. Chissà che non torni. Io Cabela ce l'ho sempre qua. È un gioco che non ho mai trovato a 9,90, quindi non ho mai avuto il coraggio di comprarlo. Ma Cristo, prima o poi lo faccio di sicuro. Io l'ho preso, ne ho giocati qualcheduno, non gli ultimi, che magari negli ultimi hanno dato qualcosa in più, quindi ho giocato quelli primi che proprio magari si basavano proprio sul fashion di chi è cacciatore, magari soprattutto gli americani e basta, quindi non erano nemmeno tanto curati, magari gli ultimi sono più curati, però non so come possa piacerti quei giochi senza essere un cacciatore o avere il fascino dell'andare a caccia, perché comunque non è altro che un COD che invece di avere i nemici o respawn ha gli animali sparsi che ogni tanto passano. Ma è più un COD o è più un Time Crisis? Crisis? Beh no, non avendo la... cioè a meno che non parli di quello con due prendenze. Io ho giocato sempre solo con quelli primi, quindi ancora dove non c'era l'implementazione di Kinect o Move eccetera, quindi... ho giocato quelli col joystick ed era... Sì, ok, intendo dire, cioè è su binari oppure... No, vai in giro, esplori, anzi è quello che dico, per molti può essere un fattore affascinante quello di seguire le tracce, le orme degli animali, appostarsi nei posti giusti, ma se non sei appassionato di questo
sport, si chiamavano così, cioè anche lì non trovo grossi stimoli ad andare avanti, c'erano gli upgrade ovviamente nelle armi, la K47 per ammazzare le anatre, qualche livello tra virgolette bonus, o ti diversificava l'azione, tipo, quindi non so, ti mettevi su di un ramo di una, o col seggiolino su di un albero a sparare alle anatre invece che cacciare daini o quant'altro, ma oppure qualche quick time event con l'orso che ti veniva addosso, ma era, poi ribadisco, i primi erano veramente di una qualità su questa generazione veramente bassa, quindi non ho avuto modo di recuperare, forse ne ho visto qualche d'uno a basso costo recentemente che magari ho detto, ma quasi, poi però non ho come più. Giochi della Rapala sono fatti per... La Rapala? Io credo sempre si dicesse Rapala, però... Che palle con sti nomi! La Rapala me la segno perché mi garbassi. Io ho sempre detto Rapala. La Rapala. Quando andavo a pescare da bimbo... Sempre Rapala, ho detto. La Rapala questa me la devo disegnare, perché mi ha completamente cambiato concezione. E tu l'hai cambiata a me, invece. Non andremo mai a pescare assieme. Va bene, Gio. Ma, dunque, sto guardando alcuni... Tu cos'è che hai fatto, Gatto? Hai fatto... Ah, sì, ok, hai fatto la cacchina pre-live. Non so come alcuni... qui possono commentarlo e averti stalkerato anche in questo, ma si vede che tu hai stalker. L'ho twittato con tanto di foto. Ah, benissimo, quindi insomma andate a cercare i tweet del Gatto perché c'è questa alta qualità. Mi piace condividere i momenti salienti della mia vita, della tua giornata. Parlaci di un merito alle tue spalle, volentieri, l'avrei fatto molto volentieri, ma sono tornato a casa e o facevo la diretta o mi mettevo là a giocare, quindi adesso potrei anche andare là a giocare, però non si vedrebbe una sega in quanto gioco e probabilmente non è che renderemo tanto. Darksider a 9 euro. Ah, ecco cosa volevo parlare, che secondo me sarebbe un argomento molto interessante. Intanto un altro ansa dell'ultimo minuto. Cloro ha timbrato il cartellino e sta dirigendosi verso casa, quindi potrebbe raggiungerci. Quindi vediamo di chiudere prima che arrivi, altrimenti viene a rompere le palle. Ecco, una cosa interessante, visto comunque che è un po' l'argomento abbastanza ripreso ultimamente, i giochi recentemente scontati su PlayStation Network o resi gratis con il PlayStation Plus. Io ieri ho fatto ricaricare la Poste Pay proprio perché ho visto una serie di giochi che volevo recuperare, più per gli sconti in realtà che non ho quelli. Fatto ricaricare, non è che hai detto ho ricaricato, ho fatto ricaricare il balletto, no, io sono buono e accetto di far usufruire della mia Poste Pay in momenti di urgenza altri, però sì. Poi tipo la donna quando gli devo comprare all'ultimo minuto i biglietti di un concerto, sennò se li incurano tutti. Di chi? Lei è appassionata del Vasco Nazionale, quindi devo provvedere. Sai, Gatto, cosa ci vuoi fare? Meglio quello che non tante altre cose. No, e quindi, tornando al discorso del PlayStation Plus, ad esempio, tu, Gatto, oggi hai cercato di trascinarci su Wipeout. Quindi magari, diciamo, è uscito un gioco multiplayer, volevo giocarci con qualcuno, visto che la vita è lì. Chiamare Mortal Kombat, non su... ci ho fatto una partita con Marco e dopo ci siamo rotto il cazzo, non è che ne abbiamo fatte, siamo lì a giocare a Mortal Kombat. Confermo. Perché tu credi su Wipeout di... Ma non lo so, una partita, ad ogni gioco nuovo almeno facciamocela, tanto per fare il test, no? Ecco, allora, parlerò male di un gioco e ben un altro. Di Wipeout ne parlerò male perché ancora lo stavo scaricando prima, ho spento anch'io la Play, ma ho provato già la demo prima. Ma io l'ho scaricato su Vita, non su PS3. Stava buttando male, secondo me riprende il trend del butta male. Io sono rimasto, che mi piacque veramente tanto, i primi due Wipeout. Dopodiché, secondo me, è diventato estremamente caotico e troppo lancia power-up, che non mi dava più quel senso della guida con dove usare bene, dosare i freni aerodinamici, quindi... Il fare una pista in modo in cui spennellavi proprio tutte le curve della pista. Dopo è diventato una cosa più casual, caotica,
bella magari dal punto di vista artistico, comunque quello che ci sta dietro, ma io non ho più passione verso questo Wipeout. Non so voi, tu Farez, qual è stato l'ultimo Wipeout che... Il primo uscito su PSP, perché ho detto basta, perché... Ma anche tu hai sofferto di questa natura un po' troppo... Ma no, anche io non ci capisco un cazzo in quei giochi, già i giochi di guida mi fanno cagare, poi quello lì con le navicelle e velocità impressionanti, no, non dovevi girare all'ultimo secondo oppure ti inchiavi? No, non ci siamo... Oh, ragazzi, non ce la fa, non mi piace, non mi diverto. Infatti, Drom mi aveva fatto una testa tanta quando era uscito per la Vita per comprarlo, però non so neanche se scarico questo che è gratis. Facciamoci un giro almeno dopo che siamo assieme. Allora, giocarci online è già chiedere tanto, però almeno è gratis, come tu ben insegni, si scarica. No, ecco, piuttosto il fatto che, ecco, parliamo anche di sta cosa, porca mengona, oggi sono andato in un expert e ovviamente ho detto, cazzo, mi sono ricordato che ieri ho ricaricato la PostePay per prendere qualche gigabyte di gioco, però mi sono appena ricordato che avevo già concluso la prima schedina da 16 giga, quindi vai a comprare un'altra e adesso quella che costa meno credo che sia su Amazon 83 euro quella da 32 giga, mi sembra. Prima erano più convenienti quelli da 16. Avevano reso molto convenienti quelli da 16 prima di Natale, ma purtroppo adesso hanno superato. Si vede che Tu scarichi i giochi quelli che paghi oppure quelli del Plus che ti tieni dopo? Quelli che paghi? No, entrambi, anche quelli del Plus. Tanto finché paghi li giochi. Ma tu credi che non so un. Cosa gioco? No, io me lo prego. Grazie, Mashi, io lo finisco in 8 ore, in un mese. Cioè, pura utopia. No, ma io non finirei neanche, però. No, ecco, non lo finirai, però. Però, ecco, mi piace questa tua strana filosofia, tutta particolare, forse interessante. Io ho 4 giga, so che ho questi, no? Mi scarico il gioco, finché mi piace, va bene. Quando ne esce un altro sul Plus che mi piace di più, lo cancello e metto dentro l'altro. No, io non parlavo di questa. Parlavo in particolare del fatto della filosofia che tu... ti impone di finire tutti i giochi, però se uno lo paghi in euro ti impone di finirlo, ma uno è sei gratis e ti senti con la coscienza a posto di poterlo mandare a cagare. È curiosa questa cosa. Io so che lì non ci ho rimesso. Allora ci potrebbe veramente fare uno studio psicologico su... Però non c'è neanche l'incentivo a giocarlo, almeno dal mio punto di vista. C'ho Infamous 2, no? Scaricato ancora da... E lì scaricato col Plus, però non è che ci abbia tutta sta voglia di andare avanti, perché appunto non l'ho pagato, non mi ha dato motivo di... Ma te sei un piccio proprio. Non so. Anche perché c'ho altro che ho pagato, che secondo me è la precedenza, sto giocando a quelli. Come scrivono altri, puntano più sul vendere le memory che i giochi. È chiaro che loro il guadagno sulle memory è una cosa che hanno, che un loro formato proprietario hanno calcolato. Quindi ho capito, ma 80 euro una memory card. Ok, cioè, la gente però le compra e loro stessi hanno calcolato questo. Cioè, io, anche noi utenti, dovremmo fare così, dovremmo calcolare più o meno un tot di, magari non come faccio io che tengo tutto, però comunque un tot di prezzo per mega, prezzo per giga, che va a incidere a quel gioco. Cioè, se io lo scarico dal PSN che è in offerta 3 euro, calcolarci anche se quel gioco pesa 2 giga, quanto quei 2 giga dovrebbero pesare sulla spesa. Sì, ma ti rendi conto che con 80 euro ti compri un hard disk da 1 tera? Ma è Sony, culo Sony, cioè, per me se lo possono tenere, io a costo di piangere mi tengo quei 4 giga e cancello un gioco e ne scarico un altro, sto con la vita vuota completamente. Sì, ma è strano che io di questa idea. Beh, sai cosa? È strano perché mi sembra che cercate di applicare una sorta quasi come di morale o di... Non è una morale, cazzo, ho speso 300 euro della console. È brutto che continuare a spenderci un sacco di soldi. Non è come... No, per me non è per quello, è che, come sapete, io gioco sempre, bene o male, un gioco alla volta, quindi... Per te fa... No, dal punto di vista di me... Io per quello, ma oltre a ciò... È strano questo applicare questa filosofia del pagato, non pagato, quanto ci ho speso, non speso, su un qualche cosa che tutto sommato è un,
bene di consumo prettamente, come si dice, commerciale, insomma. E quello è il problema, io la vita non la sto usando tantissimo, anche perché non è che ci siano tutte questa lista di giochi fantastici da pagare, comprare e amare. Voi quanti giochi avete per vita? 1, 2, 3, 4, 5, ne avrò 6 o 7, di cui un paio comprati in digital. Allora, proviamo quelli scatolati. Scatolati 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 5, 6. Non riesco a leggere qual è il sesto, ma sono 6. Più a me, più o meno. Più digitali. Sono sui titoli, 4 scatolati e gli altri digitali. Quindi non ho capito dove vuoi andare a parare. Secondo me non ha senso andare a spendere tanti soldi per una memory card per contenere ancora più giochi quando alla fine, da quando è uscita un anno fa, ho giocato 6 titoli. Sì, beh, ok, su quello possiamo essere d'accordo. Non trovo sia una spesa... Però, se fossi, cioè, capisco benissimo il bisogno di Francesco di prenderne ancora, perché... effettivamente il cancella riscarica sono due coglioni immensi. Ma non è tanto sì, il cancella riscarica di un gioco che magari metti da parte e poi riprendi. Vabbè, sappiamo che io appunto lo faccio per una questione di voler tenere a portata di mano un po' tutti i giochi, ma è più che altro una questione di, ad esempio, anche adesso ho già 2 schedine, una era quella piccola che ti davano nel bundle e ci ho messo Mortal Kombat e un altro gioco e basta. Però ecco, in questa che è grande ci tengo un po' tutti gli altri giochi e praticamente Mortal Kombat non lo giocavo quasi mai perché magari quella partizione intanto me la sarei fatta e il pensiero di dover andare, prendere, togliere le cose che devi tenerle nell'apposito saccoccia perché sennò si perdono facilmente, cambiare la memory, mettere l'altra, lo sappiamo, se siamo abituati ormai al touch and play degli iPhone, degli iPad eccetera, o anche di quando ci mettiamo di fronte a un PSN che lancia e tutto lì su hard disk, ti tira il costo di fare ancora questo swap di fare questa specie, se hai giochi appunto almeno come Mortal Kombat che io lo gioco, ci faccio 3 partite e poi lo rimetto via, ecco. Sì, quello sì, infatti è per quello che Mortal Kombat l'ho scatolato, esatto. E, allora veniamo a 2 domande che da poco non leggiamo che sembrano interessanti. Una l'ha fatta Zork Samp, che dice, ripone l'interrogativo soprattutto dopo le ultime voci su quel 20 febbraio in cui Sony ci aspetta al varco. Gli articoli dobbiamo spoilerare, scusa. Allora vai in bozza e leggiteli. Ah no, allora scusami, non volevo spoilerare nulla. Aspettate l'articolo del gatto che... Presto ma no, vabbè, dai, ma cazzo, sì, ma capito, parlare, stavo scherzando. No, io non avendo letto, io ho solo... intervista che si vociferava che potrebbe essere una controtrollata e se non si tratterà della PlayStation si potrebbe trattare di un nuovo modello di PS Vita, magari più economico, magari con qualche ipotesi. Come la vedete? Roba da pugnare alle spalle? O? Secondo me per l'hype che hanno generato con quella specie di trailer di inizio mese, se non dovessero presentare la Play 4 fanno una figura di merda a livelli colossali. A maggior ragione se al posto di presentare la Play 4 presentano un nuovo modello di una console che non ha venduto un cazzo finora. Tra l'altro quel rumor lì della Vita 2, chiamiamola così, sembrerebbe, cioè l'ho visto corredato una sottospecie di disegno che vedeva un'uscita video HDMI, che cioè già hanno fatto la stronzata con la PSP di far uscire quel cavo di vabbè, avete capito? Sì. Component c'era. Component e un altro anche. Composito forse, non mi ricordo. Che non è servito un cazzo e tra l'altro l'effetto sul televisore era veramente imbarazzante. E giustamente lo ripropongono anche con questa Vita che... se anche dovesse uscire in alta definizione, cosa che tra l'altro non so nemmeno se la Vita ci tira, comunque stiamo sempre parlando di una console portatile che tu leghi a un televisore non portatile con un cavo e che quindi ti sminchia l'idea di... Tra l'altro, non ce l'hanno ancora spiegato che cazzo serve questa cosa qui. Ma sì, quello lì servirà prima o poi, magari si inventano come...
con la PSP non avevano mica utilizzato una porta simile per attaccarci la telecamera? No, era una mini USB. Ah. Era la mini USB, l'attacco sopra della PSP. Ok, però, cioè, suppongo che per ora non ci sia nulla di concreto, però se l'hanno fatta quella porta lì è perché magari prima o poi ci faranno uscire qualcosa. Non so, non ho idea di cosa. Ma qui Xenox 2 ci parlava, c'è già un altro nuovo Nintendo Direct domani? Che vuoi sapere? L'ho letto anch'io pochi minuti prima che cominciassimo il live. Dovrebbe essere un Nintendo Direct esclusivamente sul 3DS. Ah, ok. Non so quanto questo possa giungere a favore, nel senso che dopo, a parere nostro, almeno la mezza figura... Scusate un attimo, Francesco, tu c'hai ancora accesa la vita? Perché sento una canzoncina sotto. Aspetta che forse... Ciao. Non metà. Ah, ecco. Wow. Ma è dall'inizio puntata che c'era, quindi è strano. Adesso quando c'è stato un pochino di silenzio l'ho sentito. Bentornati. Siamo caduti tutti? No, no. Sei te che sei andato via. No, no, io sono caduto come prima. Si vede che c'era omertà che fa da colonna portante alla nostra hangout. Hai voluto sentire omertà e la famiglia ti ha punito. Allora, non capisco perché c'è Viper che deve essere sempre in posizioni imbarazzanti davanti alla videocamera. Dall'inizio che è così. Prima c'era quel mezzo tentativo di spoilerare con omertà, ma poi dopo adesso è passato, quindi adesso possiamo metterci... Puntatela in faccia, non in angolo. Poi l'altra volta eri così, che guardavi verso... Ma non avevo ancora la videocamera che si poteva piazzare sul video. Chetati, aggiornati. Aggiornati. C'è N. Cirinesi che propone una possibile... Porca puttana, si sono aggiornati i commenti. Adesso eccolo qua. Secondo me è probabile una PS Vita only digital, come era successo con la PSP. Go. Io spero di no. Perché visto com'è andato a finire con la PSP, o magari una. Che poi tra l'altro non avrebbe senso, perché comunque i giochi che sono usciti finora sono quasi tutti usciti anche in versione digital, quindi fare una console che funzioni senza le cartucce, boh. Sì, potrebbe essere anche una cosa interessante, però non siamo ancora pronti ad una cosa del genere. Gatto, tu sei sempre stato estremamente critico, però non credo che hai mai espettorato ufficialmente e copiosamente il tuo parere su Gravity Rush. Vuoi farlo qui in questo caso, visto che ci chiedono se l'abbiamo giocato? Io ancora mi astengo perché è uno dei pochi che non ho ancora spiluccato. Quindi. Sostanzialmente mi ha fatto cagare. L'unica cosa che mi è piaciuta è quando durante la trama c'era il fumetto, con le classiche vignette al fumetto americano, tu potevi muovere la vita e vedevi diversi punti di vista del fumetto. Non so se avete colto. Sì, sì, non so se definire più pelvico o pudenda questo tuo movimento. No, che ho mosso la vita. Oddio mio. Oh, ragazzi. C'è, aspetta, qui in questo momento manca effettivamente il dottore che ci mette su la musichina del Comodo Approaching. Dun 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 dun. Cosa ne pensiamo della chiusura di THQ? Ma direi... vabbè, ha chiuso, facciamo un inno a questa perdita, però magari quello che non farà lei o gli studi si andranno a produrli altrove o li comprerà qualcheduno. Quindi non sento questa grave perdita, non è come se chiudesse Nintendo, ecco, o che so io, o BioWare, o chi vi piace, non so. Cioè io come... Ecco, più forse uno studio singolo di quelli di THQ. Infatti, quello che stavo per dire io, cioè io di THQ alla fine come legame personale sugli ultimi giochi, credo che gli unici due
di spessore per me siano stati due Darksiders, e ovviamente mi spiace che abbia chiuso THQ e che Vigil Games non, per ora non sia ancora entrata a far parte di un altro studio, però boh, cioè capisco, oltre che a dire che ti spiace, però capisci anche che, cioè, se i giochi non fanno i numeri, noi probabilmente abbiamo la concezione sbagliata che il mondo dei videogiochi sia qualcosa di, boh, di magico, di fattato, di qualcosa di completamente diverso dalle altre realtà commerciali, ma non è così, cioè se tu non fai i numeri, chiudi, sono poche balle. Però sì, no, ma è questa ragionare sul numero che poi dopo alla fine probabilmente scatena, no, le ire e si dice, ah, se dopo ragiona sempre solo sui numeri, allora produrranno sempre solo Call of Duty e... Ragazzi, Cristo, smettete di comprare COD come ho fatto io e comprate Darksiders. Cioè, se siamo in 5, anzi, se siamo noi tre a farci le seghe a vicenda, a dire, ah, figa, quanto è stato bello Darksiders, ma siamo gli unici tre stronzi che l'hanno comprato, cioè, è dura che dopo la gente non... che dopo le software house rimangano aperte, perché, cioè, le case di sviluppo, gli studi, quelli come... Questa espressione non mi ha fatto spruzzare davanti. E non si è impegnato del tutto. Altra cosa, visto che ritorna di nuovo in tema PSN, giochi gratis resi gratis recentemente, Sleeping Dogs. Io ne parlo da giocato spizzicato, quindi a me è piaciuto. Perché un po' piace il genere, magari lo metto dietro ovviamente a GTA e lo metto dietro anche a Saints Row dal punto di vista di gameplay, non forse dal punto di vista di trama, ecco, perché Saints Row iniziava essere... grazie, mi viene a parlare di trama di Saints Row. sì, o comunque anche insomma di ritrovarsi nelle situation che ti propone, perché va bene che è lollone, però dopo un po' stufa. Qui non ha questa gran... pathos, non ha questa grande enfasi, però io lo avrei consigliato, ai tempi mi sembra che l'avevo consigliato comunque anche al 29 Price, una cosa di questo genere qui, quindi nel suo genere è di discreta qualità, secondo me. Avete visto gli sconti del PSN di febbraio? Sì, ne stiamo parlando da un po', e adesso non mi ricordo, perché se vado ad accendere la PSN probabilmente mi trolla a mia volta come ha fatto con Fire prima, quindi... Sì, infatti. Non lo faccio, però io... Cosa c'è? Ah, l'unico gioco che era Quantum Conundrum, si chiamava, l'unico gioco che avevo già, quindi questo mese per me mi va un po' magra, tranne, vabbè, Wipeout, che lo scaricherò per gloria, giusto per occupare un po' di giga. Ho notato che Wipeout si può anche giocare in modalità ad hoc, lì, come si chiama. Cioè, usi la vita come controller e ci giochi sulla Play. Ma è una di quelle cose che mi fa cacare e non concepisco, ma vabbè. Non so, aspetta che... No, crossplay, scusate, che sì, ovviamente... Ad hoc è un'altra cosa. Sì, ad hoc è un'altra cosa. Ad hoc è uno dei giusti gestionali per giocare. Ecco qui l'ad hoc di fine. Ma tu, Farenz, però questo che sicuramente avrei scaricato, pensi di metterlo in scaletta in un breve tempo? Sleeping Dogs? Sì. Sì, è un classico gioco che non ho comprato al day one, perché vabbè, non sono un grande amante dei giochi ambientati in situazioni troppo, cioè non situazioni, in ambientazioni vere e proprie troppo giapponesi o cinesi o chiamandola, quindi insomma non l'avrei mai comprato a 70 euro, gli avrei dato un'occasione dai 19,90 in giù. Adesso l'ho già scaricato visto che è gratis, di sicuro prima o poi gli do una chance. Però ma vedi che si è già passato dal 20 euro lo compravo e lo giocavo, adesso che è gratis l'ho scaricato e prima o poi gli darò una chance. No, la chance gliel'avrei data a 19,90, poi visto che è a macca l'ho già scaricato e non lo comprerò a 19,90. Ok, però non hai fretta di provarlo? No, ma per il semplice discorso che tra poco comincia un periodo bello corposo di titoli che mi interessano di più. Bioshock, Tomb Raider, esatto, Metal Gear, Rising, ecco, poi... Ecco, questa cosa mi mette in crisi. Bioshock quanto è collegato ai vecchi 1 e 2? È un prequel. È un prequel, quindi... Grazie, mi hai spoilerato. No, che cazzo dico? No, non è vero.
era il 2 che era il prequel dell'1, il 3 non lo so. Non so se sei sicuro, se è prima che o dopo. Fosse il prequel dell'1? No. Sì. Sì, sicuro al 100%, perché tu impersonavi un prototipo di Big Daddy. Ok, sì. Però mi sembrava una cosa successiva. No. Controllo. Controlla, adesso magari faccio una figura di merda, però. Come al solito sarei voluto andare in fila, però non avevo granché voglia di spalmarmi un Bioshock 2 adesso, che tra l'altro mi hanno detto tutti, è opinione comune, che non regga il confronto col primo, quindi. Ma io, a parte invece di dire di cosa ne pensiamo del fatto che Rayman Legend uscirà anche per le altre piattaforme, perché l'abbiamo detto nella puntata di The Gamefathers che deve uscire, parlerei del fatto che è un altro di quei giochi che appunto ho fatto. Fuck! Mi ricordavo male. Uno di quei giochi, Rayman Origins per PS Vita, che mi ha convinto, non l'avrei mai detto qualche anno fa, non l'avrei mai fatto, a prenderlo in versione portatile invece che boxata per la cosa, usufruendo degli sconti, perché adesso mi sembra che costasse scontato un 17€, 19€ in questo periodo qui sul network per Vita, e quindi mi ha convinto perché ha un design che è veramente fantastico da giocare su quello schermino lì. Finché non lo si prova su quello schermo, forse non ci si crede. Non so, tu Firenze l'avevi comunque preso anche per console, no? Scusa, non ho capito. Rayman Origin l'avevi preso anche l'avevo preso per Vita. Ah, ok. No. Però l'avevo cominciato, ma non giocato completamente. Non l'hai finito? No. Ma no, ma perché ci ho giocato veramente poco, poi avevo già iniziato qualcos'altro prima, e poi diciamo che praticamente non l'ho mai iniziato. L'hai spiluccato? L'ho spiluccato, sì. Ecco, vedi, ti sei ficcato la malattia di Viper. Esatto, ero nel periodo Viper friziano. Sta dilagando. Il nuovo Bioshock deve essere un gioco interessante, direi assolutamente sì, perché insomma, quell'ambientazione ariosa a me ispira assai. Firenze, ma Devil May Cry, abbiamo detto all'inizio puntata che appunto probabilmente lo posticiperà a causa di un Lollipop Chainsaw, non molto, no? È arrivato il doc, quindi probabilmente presto comparirà. Ha detto il tempo di cambiarsi le mutande marroni e arriva subito. Ci si lava i denti. Dunque, io sto ancora pensando al nuovo La Vita di Prima, va veramente. È una battuta da sabotatore. Ecco, di sabotatori a me non piacque quando l'ho giocato un po', te l'avevo già accennato, la palette grafica, questa scelta di Chrome, anche se originale, però veramente bianco e nero non capisci un cazzo, quindi punto, finita lì. Soul Sacrifice per Vita non ne ho idea, avete qualche info? Non mi sono informato. No. Merito. Dunque, altri giochi? Ah, Soul Sacrifice, sì, avevo scritto un articolo tempo fa, però si sa ancora poco. Cosa ne pensate di Watch Dogs? Sembra promettere. Cioè, il video è respirato, il video teaser di giocato, però. Sì, però nel frattempo non è neanche più uscito un cazzo, quindi cioè, le mie impressioni sono ancora quelle di giugno. Ah, un altro argomento di cui parlava anche Cloro oggi, interessante, vi lascio discutere su questo, è questa questione che molti slittamenti potrebbero concretizzarsi a causa dell'arrivo delle nuove console e quindi dell'incertezza magari delle case di lanciare un gioco magari su cui hanno investito in questo periodo, non so, aspettare di convertirlo o fare qualcos'altro. Che dite in merito? Ma la vedo abbastanza dura, perché cioè, se anche un gioco, prendiamo per esempio GTA, che è quello più spostato in là, no? Doveva uscire in primavera, è stato spostato a settembre. Cioè, se fosse stato spostato a settembre per il fatto che in quel periodo almeno una console tra Xbox e PS4 dovrebbe uscire, a che pro? Cioè, nel frattempo cosa fanno? Anche una versione per 720 PS4?
mi sembra abbastanza dura come possibile. No, ecco, magari secondo me potrebbe non essere duro convertire giochi più lineari, come non so se un Gears, però un action, insomma, non certo un free roaming, cioè che secondo me richiede una conversione, richiede anni, non mesi. Quindi. Ma bisogna capire che tipo di console saranno quelle next gen, perché se sono simili alle attuali, con qualche miglioria, buttano fuori lo stesso gioco. Ma sì, ho capito, però che senso ha spostarlo? Oppure hanno la retrocompatibilità e buttano fuori bundle, non lo so. No, più che altro non ha senso anche a livello di immagine, secondo me, andare a fare un GTA pensato per la vecchia generazione e poi rispalmarlo un po' alla brutta sulla nuova con un apparato grafico che non è all'altezza, cioè i GTA devono distinguersi da questo punto di vista, secondo me. Ho capito, ma da quant'è che non usciva un GTA? Di quando è il 4? 2008. 5 anni. Vabbè, però adesso GTA 5. Diciamo che a settembre escono le nuove console, anche se diciamo giugno. E ora che esce un nuovo GTA sulla next gen, cioè, ne passa un sacco. Quindi? Vabbè, però un altro... Ah, ok. Magari però un Saints Row, per dire uno di quelli più simili recentemente, sviluppato per le nuove console e da zero, magari esce sul mercato dopo anche 6 mesi, un anno, rispetto... No, 6 mesi è troppo poco, un anno dopo GTA, e ci fa un figurone. Per GTA non è una gran bella figura come... secondo me, dal mio punto di vista. Ma magari loro stavano già programmando di... oppure stavano già lavorando sulla versione per la console next gen, perché non è che perché noi non ne sappiamo un cazzo, le case di sviluppo come Rockstar non hanno già in mano le prossime console, magari ci stanno... No, già... ce l'avranno sicuramente, però metto un po' più in dubbio questo aspetto qui proprio per il fatto che si tratta di giochi su cui secondo me si spende veramente tantissimo per... Forse hanno già il gioco pronto anche per la next gen, aspettano solamente il lancio. Ma... poi può essere tutto, però. Ma il dottore si è messo a fare il bucato con le mutande o... Comunque mi ricordo che poco prima delle 7 io devo... Va bene. Cosa vai a mangiare stasera, gatto? Perché vedi che sono bello giallo. E ricordati che... No, non te lo dico. Devi morire. Ricordati che... Muove o segno? Vabbè, no, non parliamo di giochi orridi come quello di cui state parlando in chat. Dead Space 3, io è una saga, sono ancora al primo capitolo, quindi se voi avete che dirne, io attualmente sono in attesa. Io devo ancora provare la demo. Io devo ancora comprare il gioco. Dead Space. È uscito. 3. È già uscito. Sì. Il dottore richiede link. Scusate, sono rimasto indietro allora. Marco, dai il link a Claudio. Subito. Dove cazzo glielo mando link? Digli di entrare su Skype. È troppo lungo, cazzo. Non so che... Aspetta, sennò... Se entro su Skype glielo passo rapido. Domanda che può essere stimolante, Farenz. Come lo vedi un seguito di Red Dead Redemption? Ridondante o può avere un significato? No, attenzione. Posso fare solamente una parentesi? Red Dead è il secondo capitolo di una saga. Sì, vabbè, però quell'altro era un gioco, secondo me, tra l'altro bellissimo. Io un third person shooter che mi è piaciuto tantissimo, per quanto breve, però, vabbè... Cioè... No, si parla già di un altro, del terzo capitolo, comunque. Sì, già da... Riprenderà il format di quello del primo, cioè dell'ultimo uscito per... Però sì, probabilmente cambieranno i personaggi. Ma quindi c'è ancora questo tanto spazio per i western, secondo voi? Questo che era un po' anche la domanda. Io spero che si torni indietro nel tempo invece nei veri western, perché Red Dead era già verso la fine dell'era western. Eh beh, tutto il gioco si sviluppa proprio su quel concetto lì. Esatto. Preferirei uno bello selvaggio invece dove... ammazzi le persone per strada. Allora facciamo così, facciamo pagare la fantasia, e come può essere ad esempio stato più volte chiesto quale potrebbe essere la nuova ambientazione di Assassin's Creed che reputate estremamente accattivante come idea, facciamolo per un Red Dead Redemption, per un gioco GTA Red Dead Rockstar Style, come volete chiamarlo,
E quindi, non so, pensare a una ambientazione temporale e come location diversa. Cosa mi dite? Avete in mente niente? Avreste qualcosa che vi affascina? Non so. Vorresti un gioco Rockstar con un'ambientazione... Un'idea. Sicuramente si fa fatica ad andare più indietro, perché credo che togliere la parte shooter sarebbe un po' dura, cioè dopo diventi un Assassin's Creed probabilmente. Ma guarda, io lo farei in un villaggio vacanze. Ma porca puttana, quello là non riesce a entrare. Dillo su Skype, che gli ho mandato già il link. Anzi, se ci vedi, entra su Skype, non rompere le balle. Un ambiente bello tropicale dove tu, il tuo unico scopo è rilassarti, farti i cazzi tuoi e andare in vacanza. Credevo che fosse un bel ambiente tropicale a 5 stelle con gli zombie. No, basta, ho già dato. Su ciò ho già dato. Io con me stai lì, la pigna colada. Ti bevi la pigna colada. Ecco, sì. Il vostro gioco ideale Animal Crossing, gatto, mi puoi commentare? Ma io non ci gioco ad Animal Crossing. No, infatti tu, so già che Nintendo ti aveva inserito nel programma di beta testing per il nuovo Animal Crossing. No, è già uscito in Giappone, ha già venduto un casino, e noi occidentali dobbiamo sempre aspettare, come al solito, che Nintendo abbia voglia di buttarci fuori la roba. Marco, guarda che tu risulti non attivo al dottore. Che se, è per, su Skype. L'ho detto prima, poi sono uscito. Mia, le ho mandato il link. Cristo, cioè. Dimmi, l'ho mandato prima. Mandalo anche a me, boh. Te lo rimando anche a te. Mando a lui. Dicevo, che bisogna sempre attendere che Nintendo abbia voglia di sbarcare nei mercati occidentali. Perché si sa, tradurre dal giapponese alle altre lingue ci vogliono anni. Oh, diamo il benvenuto al doctor. Oh, ma va a cagare, vai. Che cos'è quella cosa lì? È un misto tra Indiana Jones e Viper Fritz. Che cosa c'entro io? Viper Jones. No, ma adesso mi devi spiegare, perché invece questa da noi si chiamerebbe un mix tra il passatore e il nerdo freak parigino. Non saprei. Nerdo freak parigino. Questo rosa salmone veramente oltraggioso. E questo cappello. Ah, naturalmente, come un vero contadino, ha il microfono che non va, perché giustamente. Prova a parlare, Claudio. Aspetta, eh. Ecco. No, ma guarda che è arancione, non è rosa. Allora arancione salmone, allora. Arancione salmone. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ce l'ho fatta finalmente. Ok ragazzi, possiamo chiudere qua. Va bene, grazie. Un saluto, ciao. Vito Gabrielito ci chiede: non c'è un simulatore di Villaggio di Vacanze? Mi sembra di sì. Anzi, più di uno. No, ma simulatore, nel senso che sei tu che ti devi godere la vacanza, non è che è tipo un Sims, no, allora, devi fargliela godere agli altri. Allora devi usare i Sims per simulare questo. C'è qualche espansione, no? Ma non voglio fare le vacanze per gli altri, io voglio godermele, hai capito? Voglio un FPS. Quando vai in vacanza si porta l'M4, il gatto. Sappiate, non è andato in vacanza dove ho lui, perché... No, con la pistola d'acqua, spruzzi. Io tra i simulatori di vacanze ho questo, ma non c'entra un cazzo. I simulatori di vacanze. Allora, tira fuori Giulia Passione. Oh. No, io ho le vacanze invernali, quindi ho Sky Region. Ma è normale che io lo vedo al contrario, sì. Sì, devi rabaltarti lo schermo. No, va bene così. Se dopo lo giri vediamo al contrario noi. Noi lo leggiamo giusto. Ah, giusto, ok, va bene, l'importante è che si sia visto. Bello, perché questo faro non illumina per un cazzo, solo quando va lui. Dottore, ultimamente ha giocato qualche cosa che vuole apportare? Sì, però... No, in una definizione gargantulesca, cioè quasi rasenta l'HD. Yeah! Allora posso farti vedere il culo? Si vedrà benissimo, evidentemente. Si vedrà il numero di scarpe. Nel culo.
Allora, ragazzi, allora, se tu riesco... Lui cerca cosa vuole parlare, notiamo questo déshabillé del dottore proveniente dalla... campagna Ruia. È un po' la divisa del lavoro, dell'essere... manca la cravatta, è la divisa del perfetto impiegatuccio. Allora, ragazzi, io voglio fare una cosa un po' diversa rispetto al solito. Allora, ci fa l'unboxing, guarda che ci fa l'unboxing. E voglio... che l'impiegatuccio prima si stava guardando noi altri su YouTube. Zitto! Scusa, capo, no, non è vero niente, sto scherzando. Qual è il numero già? Che la prossima volta che sei in ufficio ti chiamiamo. Numero verde. E voglio... sconsigliarvi un gioco stavolta. Ma penso che stasera abbiamo fatto solo questo, di quelle che abbiamo detto. Sì, tutte le mie forze. Allora, vi dico, dal leggendario creatore di giochi Yoshiki Okamoto, produttore esecutivo di Resident Evil, Devil May Cry e Onimusha, arriva la merda assoluta. Genji! Genji! Days of Blade! Allora, ragazzi, io non so se qualcuno di voi... Cioè, giochi usciti da poco, proprio... No, beh, ovviamente, se parli con me, ti raccomando io i giochi di 30 anni fa. O non ti raccomando quei giochi. Questo non te lo raccomando. Non so se qualcuno di voi ce l'ha, ci ha giocato... Questo, io ho provato la demo quando avevo comprato la Play al lancio. Ricordiamo che è il secondo capitolo di questa saga, fra virgolette, perché ne è uscito uno per PlayStation 2... verso gli ultimi rantoli di morte di quella console, e subito questo che è il secondo, proprio quasi al lancio della PlayStation 3, se non sbaglio proprio al lancio. Vabbè, io te l'ho subito definito come il gemello povero di Onimusha, no? Allora, ragazzi, io sto gioco ce l'avevo nella pila dei giochi nel limbo da credo 4 anni più o meno. Chi è che sta mandando? Chi è che sta... Chiedo scusa, si sente? Ci sta facendo un sta collegando modem 56k così a go-go. E mi è venuta in mente la cattiva idea di giocarci l'altro giorno, quando il gatto mi ha fatto venire un po' di nostalgia della mia pila di giochi, rispolverando, vabbè, lui se l'è comprato, però ce l'avrei anch'io, Saboteur. Ragazzi, mettiamo Saboteur, ignorante. Saboteur, il gioco Sabaudo. Sabaudia. Ragazzi, sto gioco è... Dai, dillo tu, Farenz. È fantastico. No! È una puttana che va a puttane. Bravo. Perché in modo diverso rispetto al primo capitolo, che era in realtà un gioco gradevole, perché riprendeva le meccaniche di Onimusha e le inseriva in un ambiente 3D, e quindi sembrava anche un pochino più veloce, più simpatico di Onimusha, che comunque era un gioco bello ma lentissimo, questo gioco è la merda, con due M, perché è tutto il contrario di quello che è stato il primo. È lento, è un disastro, lo stesso concetto che sta alla base dei livelli è studiato male, e ci sono 100.000 ripetizioni in qualsiasi ambito, nelle mosse, nei personaggi, nei nemici, nelle ambientazioni, è un disastro. Dei quattro personaggi che ci sono, che si possono switchare quasi in tempo reale, a seconda di ovviamente la storia dove ci porta, quelli che vanno bene e che sono usabili in realtà sono solo due, che sono il grassone, Benkei, e il protagonista che è questo qua, Yoshitsune! Gli altri, cioè la bagascina giapponese e... Ma, scusa, fa vedere la copertina? Ma c'è scritto Game of the Year? Punto! Esatto, e questa ci saremmo arrivati dopo, perché c'è scritto Game of the Year di... Ma secondo me è stato... No, lì è stato un commesso trollone di GameStop che l'ha tolto da un gioco. L'ha preso per vendertelo. No, guarda, io nello scaffale dove l'avevo preso ce n'erano 4-5 copie e tutti avevano Game of the Year. Quindi... No, effettivamente... Perché è lo stesso tipo che le ha messe su ognuno. No, effettivamente era il periodo, ricordiamolo, in cui la PlayStation 3 stentava, era quasi una situazione Wii U di adesso. Non a questi livelli, ma era partita molto a rilento con le uscite, no? Aspetta che... ecco, sono tornato a fuoco. Sì, diciamo che...
che è stata la prima ondata dei giochi PlayStation 3, è quella che praticamente da tutti è unanimemente riconosciuta come l'ondata di merda. Non perché è vero, erano un disastro. Tutti. Ma sì, ma dai! Man. Appena mostri un gioco lo togli e adesso non ti sentiamo più, devi mettere per fare, vedi? Marco, devi riattivarti l'audio. Non ti sembri in diretta. Vai. Viber. Viber. Ragazzi, ciao. Okay, oh, buonasera. Buonasera. Ragazzi, ce vi saluto bene, perché devo andare con i cani dormienti a mangiare. È stato un piacere. La live per me finisce qui. Con i cani dormienti. Sì, non lo so perché. Marco si è impallato di nuovo, salutatemelo voi. Ciao. Ma che ci sono? Ma che vita. Ma ci ho vinto. È lui che è inespressivo. È entrato in coma. Ciao. Ecco, guardalo. Ciao, ciao. Il gatto. E alla prossima, gatto. Va bene. Ah, che è bravo anche. È bravo. Guarda. Quella connessione del suo habitat sicuramente. Ma che bravo. Vabbè, allora salutiamo il gatto, gatto, che la felinità sia con te. Vabbè, dicevamo, ragazzi, è uno schifo, perché c'è dei quattro personaggi che ci sono dentro, due sono inutilizzabili, uno non fa altro che una mossa così, davanti a lui, senza muoversi. I nemici gli vanno dietro, solo in culo in tutti i modi, ma lui continua così con la sua spadina. Stappava come Minecraft, lo riconosci? Esatto. La bagascina è simpatica, ma debole come non ho idea di cosa. E per il resto è un disastro, perché non c'è nessuna logica in questo gioco. I nemici spuntano dove non dovrebbero spuntare, invece dove dovrebbero non c'è niente. Sezioni ultra difficili e subito sezioni che durano due ore che sono semplicissime. Cioè, ragazzi, un disastro. Non lo comprate. Neanche 9,90€. No, io questo di qui l'ho trovato adesso a 9,90€, però non lo consiglierei neanche a 9,90€, ragazzi. Quindi se avete soldi da buttare, buttateli in altro, perché non è un disastro. Ma sono finito, adesso posso andare anch'io. Grazie, ragazzi, è stato... Beh, c'è una domanda ficcante, ad esempio, cosa ne pensate di Black Ops 2? Voilà. Oh, che bel gioco di cui non parla nessuno. Vito Nervitoner si chiede come cazzo si è finito a parlare di Genji. Quando c'è il dottore, caro Vito... io vado indietro, ragazzi, voi andate avanti, io vado indietro. Guarda la fine che faccio fare a Genji. È andata cestinato, va bene. Sì. Dottore, lei non si scarica. Ah, beh, no, niente. Stavo dicendo una cazzata. Mi scusi, stavi per dire qualcosa di cui potevi pentirti amaramente. No, nel senso, se si scaricava tutti i giochi per resi gratis, ma lei non fa il PlayStation Plus. E quindi, esatto. Se vuoi che cominci a parlare male del PlayStation Plus, hai solo che dirlo. Ecco, allora, scoprite che persino un sonaro come il dottor Game dice no al PlayStation Plus. Pensate e alla droga. E alla droga. No, la droga magari quella anche sì, però PlayStation Plus... Ni No Kuni, ancora nessuno di noi, e per tanti che ce lo chiedono, non l'ha giocato, l'unico è Lodos, che a questo punto potremmo sollecitarlo a fare un articolo, un video, qualche cosa, perché sull'angolo è uno dei giochi più richiesti, sarà... che abbiamo molti appassionati. Puoi chiamarlo al prossimo podcast. Sì, c'è appena stato. È un burlone. Il ragazzo è un burlone. Dai, ragazzi. Burla che burla. Basta, non trollo più. Tutti a Mantova Comics, direi di sì. Sì. Dai, diamo delle date, non so. Allora, diamo delle date per adesso ufficiose.
perché non... Eccolo. Cioè, figa, stasera va così, mi si è anche spento il mouse, Cristo. Mantova Comics che non ti porta bene. Allora, stavo dicendo, diamo delle date, degli orari ufficiosi, perché mi manca ancora l'ultima conferma ufficiale da parte degli organizzatori. Allora, noi come angolo saremo presenti... No, beh, noi saremo presenti il sabato e la domenica, 9 e 10 di marzo. Chi è il pirla che comincia? È lui. Ecco. Dunque, 9-10 di marzo, e vabbè, saremo lì praticamente tutto il giorno. Per quanto riguarda le conferenze, il sabato 9 saremo sul palco io, Yotobi, Moccia e credo il dottor Manhattan, dall'1 e mezza alle 3, per una conferenza simile, credo a quella dell'anno scorso, sui blogger. Il secondo giorno, cioè la domenica, sempre dall'1 e mezza alle 15, saliamo sul palco noi con la classica conferenza ormai dell'angolo. In cui potete trollare tutto. Vabbè, però Amanto è la prima per il Doctor, che gli altri anni non c'era. Sì. Sì. E trollerò anche lì. Il fatto che questo sia il primo anno che viene lui... Non portate le torte, il verdure, perché noi siamo le uova. Solo uova e pomodori, mi raccomando. Siamo nel mezzo e quindi... Cosa pensate di Achille Liberatio? Sembra molto marchigiano. Salute. Assassin's Creed Liberatio per vita. È marchigiano questa accezione, ma se vuoi spoilerare, mi sembra che l'accezione fosse abbastanza negativa per adesso, Marco, no? Molto, molto negativa. L'ho cominciato domenica e credo che non lo toccherò più. Esatto. È veramente un gioco di merda, tanto quanto i precedenti Assassin's Creed su console portatili. Addirittura, cioè i precedenti erano veramente una roba... No, figa, cioè per una console portatile non posso, figa, dopo 2 ore essere ancora lì col tutorial e con ste stronzate dei vestiti che... Prima avevo sentito dire, e Claudio mi aveva anche confermato su Gamefathers, che si trattava di una trovata non particolarmente riuscita, però veramente è qualcosa di inconcepibile, non ha assolutamente senso. Quando esce la puntata 19 del podcast, va probabilmente un piccolo ritardo, perché la produzione del video ha richiesto un casino di risorse, quindi. Però, ecco, probabilmente... Ecco, adesso inizio a divertire. Ho sbagliato io stavolta. Vedi. Allora, no, probabilmente potremmo decidere di affrontare, non so se una puntata del podcast con uscita veramente ultra breve, oppure direttamente una live, magari ci pensiamo, in concomitanza con la conferenza di PlayStation, Sì, quindi in quel caso lì, per il resto adesso magari questo potrebbe far sì di renderci in sincrono, però magari la prossima settimana la puntata dovrebbe rendersi disponibile. Ma a che ora era? Giusto, la settimana prossima. A che ora era? Il problema è che se la fanno in diretta è a mezzanotte. Ahia, vabbè, potremmo organizzarci per commentare. Il cazzo, io allora no. Cioè, fa così. Esatto. Allora, più volte ci chiedono pareri su o indie game famosi o meno indie game, però che lo sono stato perché non hanno venduto un cazzo. Ad esempio, Super Meat Boy. Non giocato. Io l'ho giocato e non è di quei giochi dove devi fare poche azioni ultra difficili, ultra... Sì, ho sentito. No, non fa per me. È il tipico gioco per... ultra skillati del genere, però non per me. Su Okami, non so, lascerei parlare Farid, che mi sembra... Beh, Okami non mi sembra tanto indie. No, ho detto, lo è diventato per quanto poco ha venduto, praticamente, perché... No, io non l'ho giocato, Ah, non l'hai giocato, no. No, io sì.
Ma parlane tu, che sicuramente l'hai giocato. Io sì, su grafiche, sicuramente. Su PlayStation 2 l'ho giocato all'epoca, quando è uscito. Ed è molto, molto, molto bello. Molto bello. Ed è un peccato che non l'abbia venduto. Sono di quei giochi che alla fine ti chiedi che cavolo sia successo, perché la gente non l'ha recepito. Un altro, per esempio, era Mirror's Edge, che era un bel gioco e nessuno se l'è cagato. Comunque sì, Okami, ragazzi, recuperatelo in tutte le versioni che riuscite, quella che vi viene più congeniale, giocatelo perché è bello. Ok, mi continuano a fare domande su Uya. Ragazzi, non ce l'ho ancora, mi arriverà, va bene, mi arriverà. Sono domande mascherate, sono tutte trollate. Quando arriva, se e quando arriverà, ne parlerò. Però per quello che è adesso, le potenzialità, soprattutto mi si chiede del retro gaming, cioè dovrebbero essere massime. Potenzialmente ci si potrebbe far girare qualsiasi cosa di vecchio. Proprio su quel punto non potrete, cioè non dovete aver dubbi, non credo che ci siano problemi. Poi per tutto il resto, boh, ragazzi, quando arriverà si vedrà. Dovrebbe arrivare mese prossimo. Diciamo che sebbene siano già le 7, abbiamo giusto qualche minuto prima di recupero, perché abbiamo avuto un po' di ritardo per problemi tecnici dovuti a PlayStation 3 che si legavano al collo dei qui presenti come dei pitoni e delle anaconde che vogliono sterminare le proprie prede. Parenz, quando deciderai di donare al mondo Kenshiro Farina? Oh, bella domanda questa, bravo. Ragazzi, sappiate che quando succederà non vedrete mai più Farenz. Vai. Succederà quando si dà il metodo. Succederà quello che è stato predetto da Avo e Onifa. Cioè? Cioè che sparirai dalla faccia della Terra, non ti si vedrà mai più. Sì. Sì, sono sicuro. Preparatevi. Col sommo gaudio della moglie, ovviamente, che sicuramente è perso 300-0. Boh, io accetto sempre e non lascio indietro nemmeno una partita. Boh, strano, non mi risulta. No. Forse per me era un altro, sicuramente. Aggiorniamo anche il fatto che continuo a dilagare ultimamente nel punteggio finale con Viper e con Farenz. Sono due con Viper. Sono due partite sopra, clamorosamente. Se mettono l'anti usato sulle nuove console. A me fa molto paura sta cosa qui, perché per quanto GameStop la odi dal punto di vista delle offerte commerciali che fa, per me comunque ha dato tanto al mercato perché si allargasse il mercato dei videogames. Quindi non vorrei che fosse una recessione quella di passare totalmente al... non totalmente, comunque tanto al digital. Non vorrei che, appunto, la paura è che quella che GameStop finiscano per diventare, come dimostrava il gatto, delle sorte di negozi più per giochi, perché ci metti più le statuine, le cose che acquisiscono quell'accezione un po' più, non dico bambinesca, ma quasi, e che quindi, ecco, il target si sposti un po' in quel senso lì. Per questo, perché il digital delivery sono il primo sostenitore, fa tanto comodo, ma per un allargamento del mercato il fatto di avere dei negozi fisici sparsi in giro in tutti i principali centri commerciali faceva sì che ci si passava davanti, la gente si informava, si chiedeva, impattava, e il videogame, secondo me, come immagine ne traeva agio. Per quanto io ribadisca che, appunto, ormai i miei soldi GameStop li vede sempre meno, ma vabbè. Ma ragazzi, può essere mai che tolgono l'usato, ragazzi, non si fa. Sì, questa è la domanda che ci stanno facendo, probabilmente dopo GameStop l'altra multinazionale che stiamo cercando di far fallire sono, nell'ordine, Gillette, Wilkinson, esatto, e tutte le produttrici di lente da barba. Ragazzi, alle donne piace, tenetela la barba. Ragazzi, a me 2 ore di podcast, quando cominciamo mi fa via il sonno. Noi abbiamo il time fisico, avete presente quegli ovetti che girate per il forno e poi prima o poi... Ha suonato Farenz. Noi il movimento di vita che prima ha fatto Farenz... Mi ha distrutto. Ha dato l'ok. Quindi direi di cominciare a dare le date. Allora, sul Mantova l'abbiamo data. Sì, la data. Data, esatto.
No, l'abbiamo dato il 9-10. Quindi quello è per l'incontro fisico. Per gli incontri virtuali permangono da qui a Mantova quelli su www.angolodifarenz.it, www.gamefathers.com, www.thephantomcastle.it. Senza de. phantomcastle.it. Dai, ripetilo, Phantom? Castle. Castle. Adesso, se vuoi fare anche un intro audio al tuo video, al tuo sito, chiamami, che così ti pronuncio Castle nella maniera giusta. Ok, bravo. Esatto, i canali siamo qui, Secondo Angolo, Angolo di Farenz, Il Gatto sul Tubo, The Phantom Castle, The Game Father Sita, quindi li avete tutti a portata di mano. Yes. Boh, e appunto sul podcast abbiamo detto, l'abbiamo già registrato alle 19, sarà pubblicato la prossima settimana, se volete mandare domande mandatele, ma le leggeremo probabilmente nella 20, anche ci sono già qualche arretrato, speriamo di farcele ficcare dentro tutte. Che cosa voteremo alle elezioni? Sicuramente è il tema di questa live. Ragazzi, lo sapete cosa votare alle elezioni. Ecco, fai, giustamente, fai il tuo spot di molto, molto MTV Live, andate a votare. Andate a votare, esercitate il vostro diritto civico e dovere civico, e soprattutto votate delle persone. Votate delle persone, è già qualcosa. Ma cazzo, votate me. Votate Farenz, lo trovate, inequivocabile il punto dove mettere la croce per il partito di Farenz. Primo giorno farà, mi consenta signorina. C'è già un video in cui si presenta così, io ve lo ricordo, andatelo a cercare. Si stranisce, ma io ho il reperto. E quindi, prima, visto che stiamo scadendo direi abbastanza sulle stunzette, non so se possiamo concederci il congedo e rimandarvi alla prossima live, che probabilmente sarà o in coincidenza del 20-21, qual è il... 20. Il giorno è il 20, in teoria da noi è nella notte tra il 20 e il 21. Allora, quindi sicuramente il 21 in quel caso, a commento dello, oppure la settimana successiva come scadenza promette, quindi mantenetevi collegati sull'angolo di Farenz e su tutti i canali che spammeremo come al solito la data, magari un qualche giorno di anticipo se riusciamo a fissare. Detto va bene, magari ragazzi nei commenti scriveteci se sapete qualcosa in più sull'orario dell'eventuale diretta, dell'eventuale streaming della conferenza Sony. E per quelli che appunto guarderanno questo live in differita, in un secondo momento, si accettano benissimo consigli, soldi ovviamente, in primis, preghiere, buone azioni, indulgenze. Troppi. Perché se poi dopo riusciamo a regalare dei giochi al gatto, dopo non li gioca più, quindi non va bene neanche quello. Alle 24 dal 20, esatto. Alle 24 dal 20, fai in tempo, sta sveglio. 24 ore italiane, 18 ore locali, che cazzo vuol dire? Che lì sono le 18 e qua sono le 24. Ah, locali, ok. Infatti, è quello che dicevo. Ce la fai? Okay. Ce la farai? A far che? A sta sveglio. Ma col cazzo, no. Okay. No, vabbè, ma poi facciamo qualcosa insieme il giorno dopo, dai. Ok, quindi o uno o l'altro poi produrremo. Sì, produrremo. Non troppi anche di consigli, perché voi se esagerate e ci chiedete di leggere commenti del tipo cosa voterete alle elezioni, non è che proprio probabilmente quello che ci aspettiamo. Votate persone, ragazzi, persone votate. E ho detto tutto. Con questo lasciamo andare a mangiare i nostri compatrioti, e però non prima di aver chiesto ovviamente al nostro salmonico Cloro che cosa mangerà questa sera. Stasera, siccome il mio simpaticissimo amministratore di condominio mi ha messo la riunione per domani sera, ed è sabato. Mi ha preparato un cazzo. Caro amministratore di condominio, ma... Domani è San Valentino, tu va bene, sei una persona triste, non hai una moglie, non hai una fidanzata, ma non c'è bisogno di mettere le riunioni di condominio
quando la gente dovrebbe andare a cena, e quindi probabilmente andrò stasera. Ah, fate la stagione! Anticipiamo, dai. Vabbè, ma figa, ma mica siete obbligati ad andarci. Vabbè, aspetta, io sì. Mi obbligano, quindi, ragazzi. Qui abbiamo un classico esempio di femminilità magistrale. Esatto. Ti obbligano ad andare alla riunione di condominio? No! No, stasera. È quello, mica andare a mangiare fuori. Sì, no, vabbè, aspetta, per come è messo il condominio, cioè, dovrei anche andarci, perché... Ah, okay. Ecco, meglio presenziare queste cose, non si sa mai. E ovviamente, però, anche Fares a questo punto ci darà la perfetta dieta per chi si prepara alle Olimpiadi della PlayStation. Dunque, Erika, cos'è che c'è stasera? Pollo al curry. Oh! No, allo zenzero. No, allo zenzero. Buono, ancora di più. No, io ci andavo col curry. Oppure alla soia, consiglio alla soia. Va bene. Salsa Pirelli. Va bene, buona cena a tutti, ragazzi. Salutiamo tutti ardentemente. Ciao a tutti, grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao. Vota Antonio. Vamos! Beh?